Non preoccuparti, Archie. Non possono più farci del male. Fermo! Archie, seduto! A quanto pare sono spacciata. Ma partiamo dall'inizio. Mi chiamo Sara e fino all'età di 15 anni non sono mai andata a scuola. È difficile da credere, lo so, ma la mia famiglia è abbastanza singolare. I miei genitori sono zoologi e abbiamo vissuto in Antartide perché volevano studiare gli animali selvaggi. Quindi, da che ho memoria, sono sempre stata circondata da distese innevate. I lemming e le foche erano i miei amici e i miei genitori erano i miei insegnanti e nel tempo libero mi facevano lezione. Ad alcuni potrebbe sembrare strano, ma con il passare degli anni ci ho fatto l'abitudine. Quindi, mentre passeggiavo sulla spiaggia innevata, non riuscivo neanche a immaginare quanto sarebbe cambiata la mia vita in un paio di mesi. Ho scoperto che i miei genitori avevano ricevuto un'offerta per un lavoro ben pagato. Ci saremmo trasferiti in una grande città! Oh, finalmente sarei potuta andare in una scuola normale, proprio come tutti i miei coetanei! Ovviamente ero davvero emozionata! Mentre ero sull'aereo, sognavo di trovare una compagnia di amici con cui uscire, una migliore amica e magari anche un ragazzo. Ma le mie speranze, diciamo che non si sono proprio realizzate. Nel momento in cui sono entrata a scuola, sapevo che qualcosa sarebbe andato storto. Gli altri ragazzini mi guardavano con la coda dell'occhio, alcuni mi indicavano persino. Ho sentito dei fischi provenire da tutte le parti. Mi chiamavano pel di carota e dicevano che ero troppo alta. Ma la cosa peggiore è che qualcuno ha scoperto che non avevo mai frequentato una scuola vera, quindi hanno iniziato a dire che ero un analfabeta. Tutti i giorni andavano nello stesso modo. Durante le pause pranzo ero da sola. I miei compagni di classe non volevano sedersi accanto a me e trovare un compagno per i progetti di scienza era quasi impossibile. Ogni giorno tornavo a casa in lacrime e non riuscivo a capire perché tutti mi odiassero così tanto. La cosa più strana è che io non ero l'unica pecora nera della scuola. In un'altra classe c'era un ragazzino cieco che camminava per i corridoi con un bastone. Ad ogni modo, tutti lo trattavano bene. Lo avevo persino visto uscire con dei ragazzi popolari. Perché nessuno voleva fare amicizia con me? Non potevo sopportare quella situazione ancora per molto. Pensavo che sarei diventata pazza se fossi stata sempre da sola. Quindi ho deciso di liberarmi la mente e di fare la volontaria nel canile vicino. Dopotutto, gli animali che stavano aspettando un padrone avevano bisogno di amore e di cure. Così, tutti i giorni dopo le lezioni, correvo dai miei cani preferiti. Pulivo le loro gabbie, davo loro da mangiare, li portavo a spasso, li spazzolavo e aiutavo a lavarli. I loro occhi sinceri e i loro nasini freddi e bagnati mi aiutavano a calmarmi. Inoltre, potevo parlare con loro. E nell'ultimo periodo parlare con gli animali mi mancava molto. Trattavo tutti i cani allo stesso modo, ma un giorno le cose sono cambiate. Hanno portato al canile due bellissimi Doberman. Non avevo mai visto dei cani così aggressivi. Argo e Archie, li avevamo chiamati così, ringhiavano e abbaiavano sempre e attaccavano chiunque si avvicinasse alla loro gabbia. Gli altri volontari del canile avevano paura di avvicinarsi a loro, mentre io ho deciso di diventare loro amica a tutti i costi. Ecco perché ho iniziato a trascorrere molto tempo con loro. In quel periodo le cose a scuola stavano andando piuttosto male, quindi mi fermavo al canile fino a tardi. Stavo seduta accanto alla gabbia di Argo e Archie, parlavo con loro e gli leggevo dei libri ad alta voce. Con il passare delle settimane i cani si sono abituati sempre di più alla mia presenza. All'inizio hanno smesso di ringhiare ogni volta che mi avvicinavo e poi hanno iniziato a scodinzolare in segno di saluto. Alla fine sono diventata l'unica persona che poteva entrare nella gabbia di Argo e Archie. I cani continuavano ad attaccare tutti gli altri volontari, ma erano felici di passeggiare e di giocare con me. Non mi sentivo più così sola. Ora sapevo di avere due migliori amici. Ecco perché un giorno quando sono arrivata al canile e ho visto la loro gabbia vuota, mi sono sentita la persona più infelice del mondo. Ho cercato i cani per tutto l'edificio. Ho chiesto agli altri volontari, ma questi non hanno voluto rispondermi. Non sapevo che cosa pensare. Erano stati adottati. Non me la sentivo di prendermi cura di altri animali, quindi ho deciso di tornare a casa. Avevo già raggiunto la fermata dell'autobus quando all'improvviso, senza sapere il motivo, ho deciso di girarmi e di guardare il canile. Non crederete mai a quello che ho visto. Archie mi stava guardando dalla finestra di uno dei veterinari. I suoi occhi erano così tristi che ho capito subito quello che stava succedendo. Sono corsa al canile più in fretta che potevo. In testa avevo un pensiero fisso. Dovevo arrivare in tempo. Ho fatto irruzione nello studio del veterinario giusto in tempo. Il veterinario era chino sopra il cane e aveva una siringa in mano. Ho scoperto che i proprietari del canile avevano deciso di sopprimere i Doberman perché secondo loro erano troppo cattivi e non avrebbero mai trovato dei nuovi padroni.
Avevano deciso di non dirmelo per non sconvolgermi. Io e i miei genitori non avevamo mai parlato dell'idea di avere un cane, ma in quel momento non avevo scelta. Non potevo permettere che i miei amati cani morissero, quindi ho deciso di portarli a casa. Quando sono arrivata a casa i miei genitori erano al lavoro e ho portato Argo e Archie in camera mia. Avevo paura che mamma e papà non mi avrebbero permesso di tenere i cani, quindi ho deciso di nasconderli per un po'. Se devo essere sincera, è stato più difficile del previsto. Ogni volta che i cani abbaiavano dovevo mentire e dire che mi era arrivata una notifica sul telefono. Portavo di nascosto degli avanzi nella mia stanza per sfamare i Doberman, anche se i miei genitori mi lanciavano delle strane occhiate. Portavo fuori Argo e Archie di notte e al mattino sembravo uno zombie, perché non avevo dormito abbastanza. Ma sapete, ne valeva la pena. Stavo iniziando a pensare che la mia vita stesse migliorando, quando è successa un'altra cosa. Un giorno sono tornata a casa da scuola prima del solito. Sono andata nella mia stanza e... Argo e Archie non c'erano più! Non potete immaginare quanto fossi preoccupata! Ero sicura che i miei genitori avessero trovato i cani e li avessero portati al canile! Non potevano fare una cosa del genere! Il tempo stava volando quando all'improvviso la porta principale si è aperta e mamma e papà sono entrati. Avevano Argo e Archie al guinzaglio e i cani sembravano tranquilli. Ho capito che i miei genitori avevano scoperto il mio segreto da diverso tempo. Stavano solamente aspettando che io gli raccontassi tutto. Ma nel frattempo avevano fatto amicizia con i cani e si erano affezionati a loro. La loro esperienza con gli animali selvaggi li aveva aiutati molto. Finalmente mi sembrava che le cose fossero sotto controllo. Andare a scuola era ancora un incubo, ma Argo e Archie mi stavano aspettando a casa e insieme a annoiarsi era impossibile. Ovviamente mentre ero a scuola i cani mi mancavano tantissimo, quindi un giorno ho deciso di portarli con me. Oh, se solo avessi saputo quello che stava per succedere. Ho messo ai miei cani dei guinzagli corti, ma una volta a scuola tenerli sotto controllo era davvero impossibile. Ogni volta che un mio compagno di classe provava a insultarmi, i Doberman cercavano di attaccarlo. Ringhiavano e abbaiavano di continuo, e sembravano così pericolosi che dopo la prima lezione tutti hanno iniziato ad evitarmi. Ma dovete sapere che... a me andava benissimo. Appena ho raggiunto il corridoio, le persone si sono subito spostate per farmi passare. Nessuno ha osato rivolgermi la parola. È stata la giornata più tranquilla da quando avevo iniziato a frequentare quella scuola. Il giorno seguente ho di nuovo portato i cani con me. Alla fine sono diventati i miei fedeli compagni. Non mi ero mai sentita così al sicuro prima d'ora. Camminavo per i corridoi a testa alta, dal momento che tutti a scuola avevano paura di me. Ad ogni modo, la mia felicità non è durata molto. Prima mi sentivo sola perché tutti mi prendevano in giro. Ora mi sentivo sola perché tutti avevano paura di me. A un certo punto ho capito che non potevo continuare così. Avevo davvero bisogno di un amico, neanche Archie e Argo riuscivano a sollevarmi il morale. Mentre cercavo di trattenere le lacrime, ho preso il telefono per scrivere un messaggio a mia mamma. Volevo chiederle di trasferirmi in un'altra scuola. Forse in quel modo sarei riuscita a farmi qualche amico. Mi stavo concentrando sul messaggio quando all'improvviso ho sentito un forte strattone. Sono quasi caduta, ma questo è niente rispetto a quello che è successo dopo. Archie si è liberato dal guinzaglio ed è corso come un pazzo verso il ragazzo cieco che stava scendendo le scale. Ero paralizzata dalla paura. Sapevo che Archie lo avrebbe attaccato, ma all'improvviso... invece che mordere il ragazzo, il cane si è fermato a metà strada. Poi ho assistito all'accaduto come se tutto fosse successo al rallentatore. Il ragazzo cieco è inciampato ed è caduto, ma all'ultimo momento è riuscito ad aggrapparsi alla schiena del mio cane. A quanto pare Archie sapeva quello che stava per succedere. Non voleva fare del male al ragazzo, al contrario, voleva aiutarlo. Dopo essermi ripresa dallo shock, sono corsa verso le scale per riprendere il cane. Ad ogni modo ho scoperto che quel ragazzo non era affatto arrabbiato con me. Anzi, mi ha ringraziata e mi ha invitata al suo tavolo durante la pausa pranzo. Non riuscivo a crederci e ovviamente ho accettato. Molto presto ho capito che l'intera scuola aveva assistito a quel piccolo incidente. È difficile da credere, ma dopo quell'episodio tutti volevano diventare miei amici. Io e i miei cani eravamo improvvisamente diventati degli eroi. Qualche tempo dopo ho scoperto che il padrone di Argo e Archie era un uomo cieco, che faceva grande affidamento sui suoi cani. Purtroppo era morto, ma i cani non lo avevano capito ed erano diventati aggressivi perché pensavano di essere stati abbandonati. Ecco come ho capito che una piccolissima decisione può cambiare completamente la vita di una persona. Avevo dato il mio amore a dei cani che sembravano senza speranze, e li avevo salvati. E loro in cambio mi avevano salvata. Lasciate un commento qui sotto. Ciao, mi chiamo Noah. Voglio raccontarvi la mia storia e quella della mia sorellina Emmy. Il fatto è che per un po' abbiamo vissuto per strada. Volete sapere il motivo? Allora iscrivetevi al canale e vi racconterò perché abbiamo vissuto in uno scatolone. I nostri genitori sono morti 10 anni fa.
Siccome io e mia sorella non avevamo nessun altro, siamo stati mandati subito in un orfanotrofio. Ovviamente lì era peggio che stare a casa. Ma nessuno interessava davvero di noi o ci amava allo stesso modo di mamma e papà. Ad ogni modo, nel passare del tempo ci siamo abituati e abbiamo capito di essere soli al mondo. Con il tempo abbiamo cambiato diversi orfanotrofi. Uno ha chiuso ed eravamo cresciuti troppo per farci ospitare nel successivo. Alla fine siamo finiti nel terzo orfanotrofio. Quel posto non ci era piaciuto sin dall'inizio. I ragazzini erano molto cattivi e per niente amichevoli. E gli insegnanti ci trattavano come dei prigionieri. C'erano pure delle stanze speciali per le punizioni. Se qualcuno si fosse comportato male, sarebbe stato chiuso in una di quelle stanze per giorni. Io ed Emmy soffrivamo e non vedevamo l'ora di cambiare orfanotrofio di nuovo. Ad ogni modo, un giorno ho capito che quello sarebbe stato l'ultimo orfanotrofio che avrei visto. L'anno successivo sarei diventato adulto e mi avrebbero cacciato, mentre mia sorella sarebbe rimasta. Non riuscivo a credere che molto presto avrei dovuto separarmi dall'unico familiare che mi era rimasto e che non mi sarei più preso cura di lei. Dovevo fare qualcosa. Ed è allora che ho architettato un piano di fuga. Un giorno sono stato spedito nella stanza delle punizioni per aver difeso mia sorella. Ero finito in una rissa con altri ragazzini. Ho passato 3 giorni chiuso lì dentro e ho realizzato che non potevamo aspettare oltre. Quindi, quando mi hanno liberato, io e mia sorella abbiamo aspettato il momento giusto e siamo scappati. Alla fine, nessuno ci avrebbe più tormentato e nessuno poteva separarci. Eravamo liberi di fare quello che volevamo. Ad ogni modo, con l'arrivo della sera, la nostra euforia è passata e abbiamo realizzato che non avevamo nessun posto dove dormire. In un vicolo abbiamo trovato una scatola abbastanza grande e ci siamo sistemati lì dentro. Emmy si è addormentata in fretta. Io guardavo le stelle e mi chiedevo perché le persone sono così cattive. Nessuno voleva aiutarci. Il giorno seguente ho lasciato Emmy nella nostra casa di cartone e sono andato a cercare un lavoro. Naturalmente non è stato facile. Molte persone si rifiutavano persino di parlarmi appena scoprivano che ero un senza tetto e che non avevo i documenti. Avevo quasi perso la speranza, quando finalmente ho avuto un colpo di fortuna. Mi hanno preso a consegnare i giornali a domicilio. Alla fine della giornata la paga era davvero esigua, ma era sufficiente per comprare da mangiare per me e per mia sorella. Ad ogni modo, quando sono tornato nel vicolo, Emmy era sparita. Mi sono spaventato e ho iniziato a chiamarla, ma non era nei paraggi. L'ho cercata per tutto il vicinato. Alla fine, per caso, ho visto una figura familiare nella vetrina della biblioteca pubblica. Emmy era seduta all'interno e stava giocando al computer, senza alcuna preoccupazione. L'ho rimproverata per aver fatto una cosa tanto stupida. L'aveva spaventato a morte. Ma lei mi ha detto che si stava annoiando a stare nella scatola. In biblioteca si stava bene e nessuno aveva cercato di cacciarla. Aveva potuto leggere anche qualche libro e aveva giocato gratuitamente. Aveva ragione, ma le ho comunque chiesto di non scappare di nuovo. Le ho ricordato che eravamo circondati da persone cattive, che potevano fare delle cose terribili. E mi ha sorriso e mi ha detto che mi sbagliavo. Il mondo era pieno di brave persone e prima o poi le avremmo incontrate. Così è iniziata la nostra vita per strada. Accettavo ogni lavoro che riuscivo a trovare. Lavavo i piatti e pulivo in cambio di cibo. A volte, quando ero fortunato, le persone mi davano un paio di panini, dall'aspetto disgustoso. Ma il più delle volte venivo fregato e mi cacciavano al lavoro terminato. Quei giorni sono stati particolarmente duri. Io ed Emmy andavamo a dormire arrabbiati. Un giorno stavo portando fuori l'immondizia da un ristorante quando il proprietario mi ha sbattuto la porta in faccia. Non c'era niente che potessi fare, così sono tornato arrancando nel nostro vicolo. Arrabbiato! Ma quando mi sono infilato nella scatola ho visto che Emmy stava sorridendo. Mi ha allungato un enorme hamburger, delle patatine fritte e una Coca-Cola. Da dove veniva quel cibo? Mia sorella mi ha detto di aver incontrato un ragazzo che l'aveva portata in una tavola calda e le aveva dato da mangiare. E poi le aveva dato qualche soldo per comprare del cibo anche per me. Mi sono arrabbiato e l'ho sgridata. Ma sei pazza? Non puoi fidarti degli sconosciuti, è pericoloso! E mi ha risposto che si trattava di un bravo uomo. L'aveva solo aiutata e poi se ne era andato. Ma non riuscivo ancora a fidarmi della gentilezza degli sconosciuti e ho insistito sul fatto che le persone sono cattive.
Emmy ha provato a contraddirmi, ma io non volevo ascoltarla. Ero convinto di avere ragione. Dopotutto dovevo proteggerla e prendermi cura di lei. Allora ho deciso di trovare un altro modo per guadagnare qualche soldo. Mi sono ricordato che un insegnante dell'orfanotrofio ci aveva insegnato dei giochi di prestigio. Ne avevo imparati alcuni. Ho recuperato tutto il necessario e ho iniziato ad esibirmi in strada. In un paio d'ore sono riuscito a guadagnare qualche centesimo. Improvvisamente è andato tutto per il peggio. Un paio di poliziotti hanno svoltato l'angolo, si sono avvicinati e mi hanno chiesto i documenti. Sapevo che non sarebbe andata bene, ma era troppo tardi per scappare. Gli agenti hanno scoperto che stavo vivendo per strada e mi hanno detto di seguirli. Li ho pregati di lasciarmi andare perché la mia sorellina mi stava aspettando, ma loro non mi hanno ascoltato. Così mi hanno portato alla stazione di polizia. Ho dovuto ammettere di essere scappato dall'orfanotrofio. Gli agenti hanno fatto una chiamata per confermare la mia versione. Un'ora dopo mi hanno fatto salire in macchina e mi hanno portato all'orfanotrofio. Ho chiesto ai poliziotti di lasciarmi andare. Emmy era ancora per strada. Ma di nuovo non mi hanno ascoltato. Sono tornato nel posto da cui ero fuggito. Mi hanno spedito di nuovo nella stanza delle punizioni per via della mia fuga. Ho urlato loro di cercare mia sorella. Fuori era già buio. Mi sono immaginato quanto Emmy fosse spaventata là fuori da sola, ma non potevo aiutarla. Una volta solo ho iniziato a pensare a una soluzione. Dovevo uscire da lì e trovare Emmy il prima possibile. Per farlo dovevo calmarmi e stare alle regole dell'orfanotrofio. Qualche giorno dopo mi hanno fatto uscire da quella stanza. Tenuto duro e ho fatto finta di essere calmo, anche se ero terrorizzato al pensiero di Emmy da sola in mezzo alla strada. Ho aspettato che tutti andassero a dormire e sono uscito dall'orfanotrofio. Ho corso il più veloce possibile. Non c'era niente che desiderassi di più che trovare mia sorella in quella scatola. Ad ogni modo, quando sono arrivato al vicolo di prima mattina sono raggelato. Emmy non era lì. Sono andato nel panico. Ho corso per le vie e ho urlato il suo nome più volte. Ho controllato ogni vicolo, sperando di trovarla. Sono andato in tutti i posti in cui eravamo stati insieme, ma lei non era da nessuna parte. Solo allora mi sono ricordato la tavola calda in cui lo sconosciuto aveva comprato del cibo ad Emmy. Mi sono precipitato lì. Quando alla tavola calda ho chiesto se avessero visto una ragazzina vestita miseramente, mi è stato detto che era passata da lì diverse volte. Prima volta era insieme a un ragazzo, poi una ragazza le aveva offerto qualcosa da mangiare e l'ultima volta era con entrambi. Era stato un paio di giorni prima. Emmy non si era più presentata lì da quella volta. Sono tornato alla scatola, che per un periodo è stata la nostra casa. Avevo paura di aver perso mia sorella per sempre. Ero stato via per una settimana e probabilmente era finita nei guai. Ma ho deciso che non era ancora giunto il momento di disperarsi. Ho iniziato ad accettare tutti i lavori che riuscivo a trovare, ma questa volta, invece di comprare da mangiare, ho usato i soldi per stampare dei volantini con la foto di Emmy, che ho appeso per tutta la zona. Speravo che qualcuno l'avesse vista e che mi dicesse dove si trovava, ma il tempo passava ed Emmy era ancora chissà dove. Una sera ero seduto nella mia scatola e stavo tremando di freddo. Non mangiavo da diversi giorni e mi sentivo sul punto di svenire dalla fame e dalla stanchezza. Riuscivo a malapena a tenere gli occhi aperti e non distinguevo più i sogni dalla realtà. All'improvviso ho visto qualcuno davanti a me. Ho alzato lo sguardo e ho pensato di avere le allucinazioni. Davanti a me c'era Emmy. «Ehi, Noah! Dove sei stato per tutto questo tempo?» ha chiesto. Mi sono sentito subito meglio. Mi sono lanciato su di lei e l'ho abbracciata. Avevo il viso ricoperto di lacrime. Non riuscivo a credere che fosse sana e salva. L'ho guardata. Era ben vestita, pulita e anche i capelli le stavano bene. Mi ha raccontato che una coppia sposata si era offerta di ospitarla e che stavano per adottarla. Mi sono sentito di nuovo a disagio. Non riuscivo a credere che qualcuno potesse fare un'azione tanto buona. Ma Emmy mi ha preso per mano e mi ha detto che voleva presentarmi alla coppia. Mi ha portato in una casa piccola ma in ottimo stato. Lì vivevano il signore e la signora L. Loro erano i due che si erano occupati di mia sorella. Si sono rivelati davvero amichevoli e mi hanno invitato a cena. A tavola ci hanno raccontato che anche loro avevano vissuto per strada, proprio come noi, e sapevano quanto fosse dura.
Ecco perché, quando avevano visto una ragazzina sola e spaventata, avevano deciso di aiutarla. Mi hanno proposto di passare la notte con loro. Ero esausto e ovviamente ho accettato. Per la prima volta dopo anni, mi sono sentito finalmente a casa. Mi sembrava impossibile. Ero davvero sdraiato su un letto pulito, in una casa. Non stavo sognando. Ho trascorso metà della notte sveglio, perso nei miei pensieri. Ho capito che mia sorella sarebbe stata bene. Ma io, il signore e la signora L, nonostante il buon cuore, non erano ricchi. Probabilmente non sarebbero riusciti ad adottare entrambi. Soprattutto perché io ero quasi adulto e dovevo cavarmela da solo. Emmy aveva ragione. Nel mondo esistevano davvero delle persone buone, ma non volevo approfittare della loro gentilezza. Così ho preso una decisione. Molto presto, il mattino seguente, ero già su un autobus diretto alla città più vicina. Volevo trovare un lavoro in un'azienda che si occupava di disboscamento. Il lavoro era duro, ma non mi spaventava. Soprattutto perché sapevo che mia sorella era in ottime mani. Stava dormendo profondamente quando me ne sono andato, così le ho lasciato una lettera. Le ho scritto che la amo tantissimo e che non la abbandonerò mai. Ma prima devo uscire da questa situazione di povertà e trovare qualche persona buona da solo, magari qualcuno che possa aiutarmi. Una volta sistemato, tornerò da lei. Ciao ragazzi, io sono Selena. Sapete perché il video è in bianco e nero? Non preoccupatevi, non avete lo schermo rotto. Questo è solo il modo in cui mi vedevano i miei genitori. Per loro ero una ragazza noiosa e banale. In realtà però la mia personalità era completamente diversa. Voilà, sembro finita dentro un secchio di vernice, vero? Vi sto per raccontare una storia colorata. Dopotutto ho iniziato a dipingere ancora prima di imparare a parlare. E ho sempre sognato di diventare un'artista e un'illustratrice di fumetti. Prima di continuare cliccate like, grazie. I miei si comportavano spesso come due adulti noiosi. Aspettate un attimo, loro erano due adulti noiosi. Non ridevano mai e non approvavano i miei hobby creativi. Gli unici colori che c'erano in casa erano il marrone e il grigio. Un giorno, quando avevo 6 anni, ho preso i pastelli e ho pitturato il muro della mia stanza. I miei si sono infuriati. Selena! Un unicorno è passato di qui e ha vomitato sul muro! Pulisci tutto subito! Non potevo esprimermi nemmeno nel modo di vestire. Mamma e papà mi compravano dei vestiti talmente anonimi e formali che sembravo la nonnina del quartiere. Il giorno del mio nono compleanno i miei mi hanno detto che stava arrivando una sorellina. Evviva! Ho fatto i salti di gioia, ero felicissima! Tuttavia mamma e papà mi hanno detto di darmi una calmata. Calmati, vuoi sfondare il pavimento? Nostra figlia ha qualcosa che non va. Quando è nata Charlotte, ho vissuto un'altra delusione. Tanto per iniziare, i miei non mi avevano mai dedicato tutto quel tempo. Ma oltre a questo, sembravano essersi completamente dimenticati di me. Proiettavano tutto il loro affetto sulla mia sorellina. A me non importava, infatti sapevo che lei aveva bisogno di più attenzioni. Adoravo Charlotte. Ci sarò sempre per te. Sbrigati a crescere, così possiamo giocare insieme. Con il passare degli anni, le nostre vite non sono cambiate molto. Charlotte è rimasta la preferita di mamma e papà, mentre io non potevo vestirmi come volevo. Tuttavia non mi sono arresa. Guardavo gli anime, giocavo a Genshin Impact e ho disegnato un fumetto intitolato La ragazza dell'arcobaleno. Come avrete immaginato, la protagonista è molto simile a me. Per disegnare il principe degli elfi di cui è innamorata l'eroina del fumetto, mi sono ispirata a Eric, un mio compagno di classe. Guardate che carino. Avevo una cotta per Eric dalle elementari, però non avevo intenzione di dichiararmi. La sua famiglia era ricca ed era uno dei ragazzi più popolari della scuola. Mentre io, grazie ai miei genitori, ero la ragazza più banale del mondo. Eric era fuori dalla mia portata. Un giorno volevo andare a un festival di artisti contemporanei. Avrei chiesto l'autografo alla mia fumettista preferita, Gabriella X. Ho sempre preso ispirazione dai suoi lavori. Sapevo tutto di lei e sentivo che qualcosa ci univa. Tuttavia i miei mi hanno fermata prima che uscissi di casa. Hanno detto che dovevano uscire per qualche ora e mi hanno chiesto di badare a Charlotte. Dannazione. Il festival durava soltanto un giorno. Quella era la mia unica occasione di incontrare Gabriella. Dovevo pensare a una soluzione. Alla fine ho portato mia sorella con me. Andiamo a fare un'avventura. Però non puoi dirlo a mamma e papà. Per ringraziarti ti disegno un delfino, ok? Adoro i delfini.
ci siamo divertiti molto al festival. Abbiamo mangiato una marea di gelato e ci siamo fatti tantissime foto. Ma la cosa più importante è che ho incontrato la mia fumettista preferita. Gabriella X era fantastica, proprio come pensavo. Era divertente, aveva i capelli tutti colorati e indossava dei vestiti sgargianti. Le ho mostrato le foto del mio lavoro e le sono piaciute. Hai molto talento, Selena. Ti lascio il mio numero, possiamo lavorare insieme ogni tanto. Siamo tornate a casa presto perché non volevamo far insospettire mamma e papà. Per strada io e Charlotte siamo state sorprese da un acquazzone. E quando siamo arrivate a casa eravamo zuppe. Come se non bastasse, i nostri genitori sono tornati prima di noi. Quando hanno scoperto che avevo disobbedito, si sono infuriati. Selena, sei un irresponsabile! Siamo solo andate a fare una passeggiata. Cosa c'è di sbagliato? Non hanno voluto ascoltarmi e mi hanno spedita nella mia stanza. Non capivo perché erano così esagerati. Tuttavia, quella notte, Charlotte si è ammalata. Le è venuta la febbre e mamma e papà l'hanno portata dal pediatra. Ha detto che mia sorella si era presa un brutto raffreddore e che avrebbe dovuto passare qualche giorno in ospedale. I miei genitori mi hanno guardata malissimo. Capivo che fossero delusi. Dopotutto Charlotte si era ammalata per colpa mia. Mi sentivo in colpa. Volevo abbracciarla, ma mamma e papà mi hanno vietato di farle visita. Stai lontana da tua sorella! Mi sentivo terribilmente in colpa e non sapevo con chi parlare. Un giorno, mentre stavo tornando a casa da scuola, sono crollata. Mi sono seduta sul bordo del marciapiede e sono scoppiate in lacrime. Per mia sorpresa, qualcuno si è avvicinato. Ehi, non piangere. Hai degli occhi bellissimi. Era Eric. Mi ha abbracciata e mi ha chiesto quale fosse il problema. Era da parecchio che aspettavo che qualcuno me lo chiedesse. Gli ho raccontato tutto, proprio tutto. Gli ho persino detto che avevo una cotta per lui da diverso tempo e che lo avevo disegnato nei miei fumetti. Wow, non me lo sarei mai aspettato. Vuoi farmeli leggere? Ormai era troppo tardi per fermarsi. Ho preso il quaderno dallo zaino e l'ho dato a Eric. Ha sfogliato le pagine con aria entusiasta. Wow. Non credevo potessi essere così brava. Intendo... Scusa, sono stato maleducato. Ma di solito non ti fai notare molto. Lo so, i miei vogliono che assomigli a una nonna. Non è giusto. Dovresti avere il diritto di esprimerti. Ho un'idea. Eric mi ha portata in un salone di bellezza e mi ha consigliato di cambiare il colore dei capelli. Quale preferisci? Verdi? Blu? Rossi? Costa tantissimo. Non ho tutti quei soldi. Pago io. Consideralo un regalo. Sei una ragazza in gamba e dovresti avere un look che ti rispecchi. Mi sono lasciata ispirare dalle sue parole. Ho pensato alla mia fumettista preferita e mi sono fatta coraggio. Voglio i capelli arcobaleno. Qualche ora dopo... Ta-da! Wow. Vi piace il mio nuovo look? Ero davvero grata, Eric. Nell'ultimo periodo avevo sofferto molto e finalmente mi era successo qualcosa di bello. Siamo andati a fare shopping e ho comprato dei vestiti nuovi. Quando ci siamo salutati mi ha chiesto se potevo prestargli il mio fumetto perché voleva leggerlo. Non sono riuscita a dirgli di no. Magari saremmo diventati una coppia, ullala! Ovviamente a casa i miei hanno fatto una scenata quando hanno visto i capelli. Sembri... un unicorno, lo so. Ma sai una cosa? Mi piacciono. No, tingili di nuovo o non ti considero più nostra figlia. E smettila con quegli scarabocchi. I fumetti sono solo una perdita di tempo. In quel momento ho visto Charlotte. L'avevano dimessa. Volevo abbracciarla, ma i miei non volevano che mi avvicinassi a lei. Ti abbiamo detto di stare lontana da Charlotte. Come se non bastasse, hanno detto che volevano mandare mia sorella in un campo speciale per nuotare con i delfini e riprendersi del tutto. E siccome è tutta colpa tua, Selena, useremo i tuoi soldi che erano destinati alla tua carriera accademica. Non li sopportavo più e sono corsa nella mia stanza. Mi sentivo rifiutata. Speravo che a scuola Eric mi facesse sentire meglio, ma le cose sono peggiorate. Per qualche motivo, quando il giorno dopo sono andata a scuola, ho notato che tutti i miei compagni mi indicavano e ridacchiavano con aria perfida. Guardate, è la ragazza che è caduta dall'arcobaleno. Questa stramba ha una cotta per Eric. Mi ha detto che tanto non ha possibilità con lui. In quel momento mi sono accorta che tutti stavano leggendo il mio fumetto. Eric lo aveva dato ai nostri compagni di classe perché voleva che ridessero di me. Eppure mi era sembrato così dolce. Il suo tradimento è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non sopportavo più il disdegno dei miei né il comportamento dei miei compagni. Ho ripensato alla biografia di Gabriella.
Nessuno aveva mai creduto in lei. Alla mia età era scappata di casa e aveva raggiunto il successo alla faccia di tutti. Ho deciso di fare lo stesso. Mentre i miei stavano portando Charlotte al campo, ho lasciato un biglietto con il disegno di un delfino nella stanza di mia sorella. Ho fatto le valigie e me ne sono andata. Ho vagato a lungo per le strade cercando di capire la prossima mossa. Mi brontolava lo stomaco. Così ho deciso che prima di tutto dovevo trovare un lavoro part-time per comprarmi qualcosa da mangiare. A quel punto mi è venuto in mente che avevo il numero di Gabriella. Ding ding ding! L'ho chiamata e gli ho chiesto se aveva un lavoro per me. Mi ha dato l'indirizzo del suo studio e ci sono andata. Ma prima di tutto ho spento il telefono per non ricevere le chiamate dei miei. Poco dopo sono arrivata. Stavo per entrare nello studio quando si è aperta la porta e mi sono trovata davanti una ragazza dall'aria triste. Levati di torno, non mi hai vista arrivare? Non c'è bisogno di essere così maleducate, Miss Hulk. Sembri uscita da un cartone animato. Non ho intenzione di ascoltarti. Dopodiché se n'è andata. Che vipera odiosa. Nello studio di Gabriella regnava il caos. La fumettista era seduta in terra con aria abbattuta, in mezzo a una pila di schizzi appallottolati. Selena, eccoti. Mi piace il tuo nuovo look. Abbiamo chiacchierato un po' e lei ha ammesso che stava attraversando una fase di crisi artistica. Non ho idee per il nuovo fumetto. Quello era un gioco da ragazzi. Io avevo una marea di idee. Gliene ho parlato e lei mi ha lanciato le braccia intorno al collo. Selena, sei la mia salvatrice. È geniale. Dovresti diventare la mia coautrice. Ovviamente ho accettato. Abbiamo deciso di rivederci in studio la mattina seguente per metterci al lavoro. Nel frattempo dovevo trovare un posto dove passare la notte. Volevo prendere una camera d'hotel, ma a quanto pare non potevo permettermela. I soldi mi sono bastati giusto per cenare con una ciambella. Dopo mangiato, ho deciso di passare la notte su una panchina. Tuttavia il parco era buio e faceva freddo. Ho cercato di addormentarmi, ma poi qualcuno mi ha picchiettato su una spalla. Ho sussultato per la sorpresa. Fortunatamente era solo Gabriella. Selena, che cosa fai qui? Non avevo scelta e ho dovuto ammettere che avevo litigato con i miei e che ero scappata. Credevo che iniziasse a farmi la romanzina, ma per mia sorpresa mi ha rivolto un sorriso affettuoso. Quando avevo la tua età, anche io mi sono ribellata alle regole severe dei miei genitori. Non mi capivano e mi vietavano di disegnare, quindi ti capisco. Ma dormire per strada è pericoloso. Puoi stare da me finché non fai pace con i tuoi. Che fortuna! Non riuscivo quasi a crederci. Tuttavia, quando siamo arrivate a casa di Gabriella, ho visto quella ragazza odiosa che avevo incontrato allo studio. Che cosa ci fa qui la principessa Arcobaleno? Non essere scortese. È una mia studentessa. Si chiama Selena. Rimarrà da noi per un po'. La ragazza si chiamava Nadine. Sono rimasta sorpresa quando ho scoperto che era la figlia di Gabriella. Riuscite a crederci? Erano completamente diverse. Nadine non mi voleva tra i piedi e non ha fatto nessuno sforzo per nasconderlo. Tuttavia non mi interessava. Per la prima volta mi sentivo soddisfatta della mia vita. Stavo vivendo con la mia idola e lavoravo al mio fumetto. Era tutto ciò che avevo sempre sognato. Io e Gabriella eravamo molto simili e ci capivamo benissimo. Scherzavamo a modo nostro e potevamo passare delle ore a parlare delle nostre idee. Passavamo tutta la giornata insieme. I miei genitori non avevano mai fatto niente di simile. Tuttavia Gabriella aveva una relazione insolita con la figlia. Nadine era apatica e aveva poche immaginazioni. Un giorno io e Gabriella abbiamo deciso di disegnare sul pavimento con il ketchup. Nadine si è arrabbiata. Siete due matte. Tornate con i piedi per terra e fate qualcosa di utile in casa. Che noiosa. Un giorno stavo andando a piedi allo studio quando ho visto Eric. Ho aumentato il passo, ma lui mi ha raggiunta. Selena, dove eri finita? I tuoi genitori sono preoccupati da morire. Torna a scuola. Ho lasciato loro un biglietto. Sanno che sto bene. Ma perché mi stai evitando? Fammici pensare. Forse perché hai dato il mio fumetto ai nostri compagni e hai detto a tutti che avevo una cotta per te? Invece di prendermi in giro, bastava dirmi che non ti interessavo. No, hai capito male. Quel giorno qualcuno ha preso il fumetto dal mio zaino senza chiedermi il permesso. Quando l'ho scoperto mi sono arrabbiato tantissimo, perché era finito nelle mani sbagliate. È arrossito e mi ha spiegato perché non ci eravamo messi insieme. Non provo attrazione per le ragazze. Hai capito che cosa intendo?
ma mi piaci come persona e voglio essere tuo amico. Oh, allora era quello il motivo. Mi sono sentita sollevata e sono tornata in studio di ottimo umore. Sfortunatamente, quando sono arrivata, Gabriele e Nadine stavano litigando. Che cosa è successo? Gabriela mi ha detto che sua figlia aveva distrutto il nostro lavoro. Cosa? Cosa le era venuto in mente? Vi sta bene. Siete un'ottima squadra. Sono sicura che riuscirete a scrivere un nuovo fumetto senza problemi. Congratulazioni, mamma. Finalmente hai trovato la figlia che hai sempre sognato. Ho chiuso con te. Finalmente mi era chiaro perché Nadine non mi sopportava. Era gelosa per via del mio rapporto con Gabriela. Poverina, mi è dispiaciuto per lei. Nadine, aspetta, so come ti senti. I miei non mi hanno mai capita e hanno sempre dedicato tutte le loro attenzioni a mia sorella. Mi dispiace se la mia presenza ti ha fatta sentire rifiutata. Poi mi sono rivolta a sua madre e le ho detto che non doveva ignorare la figlia solo perché avevano interessi diversi. Voi due siete una famiglia, questa è l'unica cosa importante. Il mio discorso le ha commosse. Si sono abbracciate e si sono scusate a vicenda. Non mentirò, anche io ho pianto un po'. Hai ragione, Selena. Non c'è niente di più importante della famiglia. Sai che cosa significa? È arrivato il momento di fare pace con i miei. Esatto, tesoro. Se devo essere sincera, mia sorella e i miei genitori mi mancavano. Così mi sono fatta coraggio e sono tornata a casa. Credevo che vedendomi i miei avrebbero iniziato a urlare come due pazzi. Ma mi hanno sorpresa. Mamma e papà sono scoppiati in lacrime e mi hanno abbracciata forte. Oh, Selena, la nostra bambina. Eravamo preoccupati da morire. Come hai potuto scappare così? Ero molto delusa. Sono stata una figlia e una sorella terribile. Charlotte si è ammalata per colpa mia. Scusate. Scusaci se ti abbiamo fatta sentire come un'estranea a casa tua. Avremmo dovuto offrirti il nostro supporto. Poi i miei mi hanno detto che il sistema immunitario di Charlotte era debole. Quando i medici l'avevano visitata, hanno scoperto che aveva una patologia. Siccome l'abbiamo saputo in tempo, è stata possibile curarla. Alla fine è andato tutto per il meglio. Eravamo così stressati che abbiamo detto un sacco di cose di cui ci pentiamo. Andrà tutto bene. E sai una cosa? Questi capelli ti donano. Continua pure a coltivare la tua passione per l'arte. Non ti metteremo più i bastoni tra le ruote. Poco dopo, Charlotte è tornata dal campo e siamo diventati una famiglia unita. E poi sono tornata a scuola. Eric non sarà mai il mio ragazzo, ma è un amico fantastico. Nadine mi ha ringraziata per averla aiutata a risolvere il rapporto con sua madre. Io e Eric siamo diventati suoi amici e ora stiamo aiutando Gabriela a trovare nuove idee per il suo fumetto. Anche il mio fumetto uscirà presto. Sto parlando di La ragazza dell'arcobaleno. Ciao, io sono Margo e ho avuto un'infanzia terribile. A mamma e papà non importava dove andassi o che cosa facessi. Mi vestivano e mi nutrivano in modo spaventoso. I miei compagni di classe mi prendevano sempre di mira. Non c'è da stupirsi se sono diventata una ragazzina riservata. L'unica cosa che mi rendeva felice era il canto. Ho provato a convincere i miei genitori a iscrivermi a delle lezioni, ma loro dicevano che non abbiamo i soldi per pagare queste stupidaggini. Eppure, per divertirsi li avevano sempre. Ovviamente ero molto triste, ma non ho rinunciato alla mia passione. Mi esercitavo a casa e i miei genitori non potevano sopportarmi. Di solito accendevano la TV a tutto volume per non sentirmi cantare. Tuttavia, un giorno hanno superato il limite. Quella sera ero di ottimo umore. Infatti, il giorno seguente avrei dovuto partecipare alla mia prima gara di canto. Mi stavo esercitando a cantare una canzone di Rihanna, quando papà è entrato in camera mia con aria infastidita. Quando chiuderai quella bocca? Abbiamo ospiti e anche a loro danno fastidio le tue urla. Ho promesso di abbassare la voce, ma per i miei genitori non era abbastanza. Alla fine mamma mi ha afferrata e mi ha sbattuta fuori di casa. Canta le tue stupide canzoni qui fuori. Quando avrai preso abbastanza freddo, bussa e noi ti apriremo. Mi sono ritrovata fuori di casa in pigiama. Stava nevicando e soffiava un vento gelido. Così dopo qualche minuto ho iniziato a battere i denti. Tuttavia non avevo intenzione di arrendermi. Ho cantato per un'ora e poi ho perso la voce. Ho bussato alla porta. Mi tremavano le mani dal freddo. Per qualche motivo non mi ha aperto nessuno. Ho iniziato a colpire la porta con tutte le mie forze. Quando mi sono accorta che non stava funzionando, ho guardato in salotto attraverso la finestra. I miei genitori stavano dormendo sul divano e anche i loro ospiti si erano appisolati seduti sulle sedie. Tutti si erano dimenticati di me. Non mi sentivo più le gambe e la pelle mi è diventata blu dal freddo. Quindi ho raccolto un sasso dal terreno e l'ho alzato.
dovevo rompere la finestra, ma poi all'improvviso la vicina mi ha chiamata dalla staccionata. Margo, che cosa stai facendo? Le ho raccontato tutto e quella donna gentile mi ha ospitata per la notte. Mi ha preparato un tè caldo, mi ha avvolta in una coperta e mi ha messa a letto. Quando ti svegli ti riporto dai tuoi genitori. Mi sono addormentata felice. Tuttavia la mattina seguente, invece di mio padre, ho incontrato uno sconosciuto. Mi ha portata in un orfanotrofio. Ero così spaventata che non capivo che cosa stesse succedendo intorno a me. Non so quanto tempo ho trascorso in quel posto, ma poi sono stata adottata da una famiglia affidataria, che viveva in un altro stato. I Becker si sono dimostrate delle brave persone. La signora Becker era un'insegnante di canto, e dopo aver scoperto il mio talento mi ha dato delle lezioni e mi ha insegnato a suonare il piano. Suo figlio Jacob mi è piaciuto sin da subito. All'inizio eravamo soltanto amici, ma crescendo siamo diventati una coppia. In poche parole, la mia vita era bellissima. Tuttavia, mi mancavano molto i miei genitori. Non importava se erano stati cattivi con me. Ero sicura che mi stavano cercando. E sapevo che si erano pentiti di essersi comportati in quel modo. Così, non appena ho raggiunto l'età giusta, io e Jacob abbiamo fatto le valigie. Siamo tornati nella mia città natale e abbiamo affittato un appartamento. Jacob ha trovato un lavoro. E io ho deciso di fare ciò per cui ero tornata. Sono tornata a casa dei miei genitori. Quando ho visto il nostro giardino, il mio cuore si è fermato. Non era cambiato quasi niente, nonostante fossero passati tutti quegli anni. Tuttavia mi sono chiesta chi fosse quella ragazzina. Avvicinandomi mi sono accorta che mi assomigliava molto. I miei genitori avevano probabilmente smesso di cercarmi e avevano avuto un'altra figlia. Ho conosciuto mia sorella. Rita si è rivelata una ragazzina amichevole. Mi ha detto che le piaceva danzare, ma che i suoi perfidi genitori non glielo lasciavano fare e che le spegnevano sempre la musica. Sono rimasta sconvolta. Non avevano imparato niente. Stavo ascoltando Rita cercando di trattenere le lacrime quando ho sentito una voce familiare. Rita, quante volte ti ho detto che non devi parlare con gli sconosciuti? Con un sorriso mi sono voltata e ho allargato le braccia per abbracciare mia mamma, ma lei ha aggrottato la fronte. Ah, sei tu? Beh, entra se vuoi. Non me lo ero immaginato così il nostro primo incontro. L'ho seguita in casa, ma mia mamma ha intrecciato le mani davanti a sé e senza nemmeno offrirmi un tè mi ha chiesto: perché sei qui? Hai bisogno di soldi? Ecco, prendili. Mamma ha preso delle banconote da un cassetto e me le ha lanciate addosso. Per favore non tornare più. Per colpa tua i servizi sociali non ci lasciano in pace. Vengono sempre a controllare Rita. E sì, non dirle che sei sua sorella. Non sconvolgerla. Non sono riuscita a trattenere le lacrime. Ho lanciato i soldi sul tavolo e me ne sono andata. Ho tentato di ricacciare indietro le lacrime, ma vedevo tutto sfocato. In qualche modo sono riuscita a tornare a casa. E lì sono scoppiata a piangere. Mi è venuta una crisi isterica. Ho rotto tutti i piatti e mi sono buttata sul letto senza forze. Jacob è riuscito a malapena a calmarmi. Da quel giorno ho iniziato a vedere la vita in bianco e nero. Ho smesso di sorridere, di prendermi cura di me stessa, di pulire la casa. Non mi sentivo più nemmeno a casa. All'inizio Jacob ha cercato di alleviare la mia depressione, ma poi si è stancato di vedermi sempre così. Ha iniziato a passare sempre più tempo al lavoro e un giorno ho scoperto il motivo. Mentre stavo facendo la spesa al supermercato ho visto Jacob. Stava tenendo per mano una ragazza ed erano davanti allo scaffale delle bevande. Non ho fatto scenate. Avevo già finito tutte le lacrime. Sono solamente tornata a casa. Mi sono seduta al piano e ho iniziato a cantare. Le note e le parole sono venute in modo spontaneo. Ecco come ho composto la mia prima canzone. Triste, ma bellissima. Ho chiuso il coperchio del pianoforte. Ho fatto le valigie e ho appoggiato l'anello di fidanzamento sul tavolo. Ma poi ho incontrato Jacob sulla porta. Ha capito tutto senza che io aprissi bocca. Mi dispiace, Margo. Per favore, rimani. So che non sai dove andare. L'appartamento è pagato fino alla fine del mese. Jacob se n'è andato e io sono rimasta da sola. Dovevo trovare un lavoro. In qualche modo dovevo continuare a vivere. Ho aperto il computer e ho iniziato a guardare gli annunci di lavoro. Ma poi qualcuno ha suonato il campanello. Ti sei dimenticato qualcosa? Ma non era Jacob. Signorina Evans, finalmente l'ho trovata. Lo sconosciuto ha detto di chiamarsi Peter White. Era impiegato in uno studio legale. Mi ha dato il suo biglietto da visita e una cartelletta. All'interno c'erano alcuni documenti e la chiave di una cassetta di sicurezza. Ci deve essere un errore. Non direi. Probabilmente non si ricorda di suo nonno. Doveva essere molto giovane. Il signor Evans era ricco, ma aveva una malattia terminale. Aveva notato il modo in cui la facevano vivere i suoi genitori e ha fatto di lei, sua nipote, l'unica erede della fortuna.
Doveva aspettare la maggiore età per poter riscuotere il denaro. Ho pensato che fosse uno scherzo. Per tutta la sera ho cercato di digerire la notizia e la mattina seguente sono andata in banca per assicurarmi che fosse tutto vero. Mi hanno accompagnata alla cassetta di sicurezza. Ho preso la chiave, l'ho aperta e ho urlato di gioia. Dentro c'erano un mucchio di soldi. Il giorno prima ero una barbona abbandonata da tutti e ora ero diventata una donna ricca. E ovviamente dovevo festeggiare. Ho pranzato nel ristorante più costoso della città. Ho fatto shopping nelle boutique di lusso. E sono andata in una spa. La sera invece sono andata in un locale alla moda. Sono ritornata a casa la mattina seguente. Stanca ma felicissima. Stavo per andare a letto quando ho ricevuto un messaggio. Mi è quasi caduto il telefono dalla sorpresa. Era Rita. Voleva che ci incontrassimo. Ho mandato un taxi a prenderla. E dopo un paio d'ore è arrivata a casa mia. Mi ha abbracciata e mi ha detto tra le lacrime: ti ho sentita parlare con la mamma e so che sei mia sorella. Non so con chi altro parlare. Vivere con loro è orribile. Fanno finta di occuparsi di me solo quando vengono gli assistenti sociali, ma in realtà non gliene frega niente di me. Capivo Rita meglio di chiunque altro. Le ho promesso che le cose sarebbero migliorate. Abbiamo chiacchierato per diverse ore. Rita era una ragazza gentile e simpatica. Ho deciso di rivelarle un segreto e le ho cantato la canzone che avevo composto dopo aver saputo del tradimento di Jacob. Rita mi ha fatto un video e quando ho finito mi ha suggerito di condividerlo su TikTok. Sei stata bravissima! Dovresti diventare famosa! Ma avevo paura dei commenti negativi. Ne avevo già ricevuti abbastanza. Infatti Rita non è riuscita a convincermi. La sera l'ho accompagnata a casa e poi sono andata a dormire. La mattina dopo mi sono svegliata con il suono delle notifiche. Rita mi aveva mandato tantissimi messaggi. Ho aperto un link che mi aveva inviato e sono saltata in piedi. Alla fine quella ragazzina dispettosa aveva condiviso la mia canzone e avevo ottenuto 2 milioni di visualizzazioni. Da quel giorno la mia vita è cambiata. Ho iniziato a scrivere canzoni, girare video per TikTok e a ricevere migliaia di like. Il mio pubblico è cresciuto incredibilmente. Ho investito i soldi di mio nonno per migliorare la mia attività. Ho registrato alcune canzoni in uno studio professionale. Ho girato dei video musicali fighissimi e ho preso lezioni di canto. Un anno dopo sono diventata una vera star. Ho collaborato con dei musicisti famosi e ho partecipato ad alcuni show, mentre i migliori blogger condividevano le mie esibizioni. Come avrete immaginato, sono diventata ricchissima. Per prima cosa ho inviato parte del denaro alla mia famiglia affidataria, per ringraziarli di tutto ciò che avevano fatto per me. Io e Peter abbiamo iniziato a frequentarci e poi ci siamo sposati. Abbiamo comprato una villa lussuosa a Beverly Hills. Rita ci faceva visita ogni fine settimana. Ero felicissima, ma poi qualcosa mi ha rovinato l'umore. Quel giorno sono tornata da un tour e ho visto i miei genitori vicino a casa mia. Margot, cara, perdonaci. Abbiamo capito di aver sbagliato. Mamma è scoppiata a piangere ed è venuta verso di me con aria pietosa. Ma quel misero trucchetto non ha funzionato. Sapevo perfettamente che erano venuti da me solo per i soldi. Così ho chiesto alle guardie di sicurezza di accompagnare fuori quegli ospiti inattesi. Tuttavia, liberarmi di loro non è stato facile. I miei genitori hanno iniziato a seguirmi e a presentarsi ovunque. A casa, ai concerti, allo studio. Io fingevo di non vederli. Ma poi un giorno ho ricevuto una strana chiamata dai servizi sociali. Signora Evans, i suoi genitori hanno avuto un incidente stradale. Venga a prendere Rita oppure sarà mandata in orfanotrofio. Non mi sono mai spaventata tanto. Ho fatto in modo che Rita venisse da me subito e un paio di ore dopo ero pronta ad abbracciarla. Mia sorella era salva, ma io mi sentivo ancora a disagio. Mi è dispiaciuto per i miei genitori, anche dopo ciò che avevano fatto. Avrei dovuto dargli un'altra possibilità. Così, grazie alle mie conoscenze, ho scoperto in che ospedale erano stati ricoverati e sono corsa da loro. Quando sono entrata nel reparto ho lanciato un urlo. Mamma e papà erano seduti sulla carrozzina ed erano bendati dalla testa ai piedi. Non sono riuscita a frenare le lacrime. Mi sono inginocchiata e li ho abbracciati. Non eravamo mai stati così vicini prima. Ho deciso di fare qualsiasi cosa perché potessero ricominciare a camminare. Ho pagato il medico e i miei genitori sono stati trasferiti nel migliore reparto. Hanno iniziato a somministrare loro le medicine più costose. I telefoni dei miei genitori si erano rotti nell'incidente, quindi ho comprato 2 nuovissimi iPhone, così che potessimo sentirci sempre. E soprattutto gli ho comprato una casa a Beverly Hills vicino alla mia, così che potessimo prenderci cura di loro senza problemi. Quando sono stati dimessi, si sono trasferiti nella casa nuova e abbiamo iniziato a trascorrere più tempo insieme, come una famiglia normale.
A Natale ho deciso di fargli una sorpresa. Ho messo 2 biglietti per un viaggio alle Maldive in una calza. Mi sono intrufolata in casa loro e ho fatto per appenderla sull'albero di Natale. Ma poi ho improvvisamente sentito la porta aprirsi. Ho attaccato in fretta la calza e mi sono nascosta nell'armadio per vedere la reazione dei miei genitori. Tuttavia è successo qualcosa di terribile. Mamma e papà si sono alzati in piedi. Hanno tolto le bende e hanno stappato una bottiglia. Papà ha alzato il bicchiere e ha detto con tono solenne: al nostro medico, il signor Scott, che ci ha ratto il gioco con quella stupida. Mi è crollato il mondo addosso di nuovo, ma non avevo più intenzione di piangere e di autocommiserarmi. Sono saltata fuori dall'armadio e ho detto ai miei genitori tutto ciò che pensavo. Dopo averli cacciati di casa, mi hanno portato via Rita. Non perché tenessero a lei. Lo hanno fatto solo per farmi un dispetto. Mia sorella piangeva disperata e mi ha pregato di non lasciarla andare. Ma la legge era dalla loro parte. Da quel giorno io e Peter abbiamo pensato solamente a come riprenderci Rita. Tuttavia, nonostante i miei contatti e le sue conoscenze legali, non siamo riusciti a trovare una soluzione. Eravamo disperati. Ma poi ho ricevuto un'altra chiamata dai servizi sociali. Signora Evans, i suoi genitori hanno avuto un altro incidente stradale e sono gravemente feriti. Ora si trovano in ospedale. Venga a prendere sua sorella. Ero felicissima di riportare Rita a casa. Ovviamente non ho creduto alla storia dell'incidente. Erano solamente così pigri che non avevano nemmeno avuto voglia di escogitare un nuovo piano per rubarmi i soldi. Ero furiosa con loro. Ho deciso di punirli severamente. Mi sono fatta accompagnare in ospedale dalla polizia per dimostrare a tutti le loro menzogne. E ho fatto irruzione nel reparto. Ma la scena non era come me l'ero immaginata. Mamma era distesa a letto, paralizzata e indifesa. Poteva solamente sbattere le palpebre. Non sono nemmeno sicura che mi abbia riconosciuta. Con voce tremante ho chiesto al dottore dove fosse mio padre. Ma lui si è limitato ad abbassare lo sguardo e mi ha appoggiato una mano sulla spalla. Le mie condoglianze, signora. Suo padre è morto in terapia intensiva. Mi ritrovo davanti a una scelta difficile. Dovrei prendermi cura di mia madre dopo tutto quello che ha combinato? Oppure dovrei dimenticarmi di lei e vivere la mia vita? Secondo voi che cosa dovrei fare? Ciao, io sono Monica. Volete sapere come un'avventura mi ha cambiato la vita? Sicuri? Allora iniziamo. Mimo, Mimo, hai il diritto di rimanere in silenzio. Ehi, hai già fatto il poliziotto l'altra volta. Questo è mio fratello, Thomas. Entrambi ammiravamo molto papà, perché è un agente di polizia e un eroe. Prima che io nascessi, papà aveva salvato diverse persone da un incendio e il sindaco lo aveva premiato con una medaglia d'onore. Wow! Da grande diventerò un poliziotto. Oltre a questo eravamo completamente diversi. Mio fratello era tranquillo ed obbediente, mentre io... mia mamma diceva scherzosamente che ero un diavoletto in gonnella. Quando si avvicina il giorno del ringraziamento, tutta la città si prepara per la parata e ogni scuola costruisce un carro. Ragazzi, dobbiamo scegliere il tema del nostro carro. Facciamo SpongeBob! I supereroi sono meglio! Bleh. Le loro idee erano pessime. Io avrei preferito Rapunzel, la mia fiaba preferita. Tuttavia, la maggioranza ha votato per la stupida idea di Thomas. Thomas piaceva a tutti. Io vivevo nella sua ombra. Credete che sia scoppiata a piangere? Allora non mi conoscete abbastanza bene. Non appena sono finite le lezioni, sono sgattaiolata nel garage dove tenevamo il carro, per sistemarci sopra Rapunzel. Tuttavia, mentre mi stavo arrampicando, ho schiacciato per sbaglio qualche leva e il carro ha iniziato a muoversi. Oddio! Ero troppo spaventata. Sono saltata giù e sono scappata. Il carro si è schiantato contro un muro e sbam! Si è accartocciato tutto. La mattina seguente l'intera scuola ha capito che non potevamo più presentarci alla sfilata. Mi vergognavo troppo, per dire la verità. E se non fosse stato per mio fratello, nessuno avrebbe mai capito che era stata colpa mia. La bambola di Monica! Come avevo fatto a dimenticarmi di nascondere le prove? I miei compagni credevano che avessi distrutto il carro di proposito, mentre Thomas è diventato l'eroe della scuola. Diventerai un bravo poliziotto, proprio come tuo padre. Nel frattempo mi hanno etichettata come una delinquente. C'è un nuovo sceriffo in città. Negli anni non è cambiato niente. Thomas era uno studente modello e i nostri genitori erano orgogliosi di lui. Mentre per quanto riguarda me... Nell'ufficio del preside! Dovrò scambiare 2 parole con i tuoi genitori. Sei in punizione per 1 settimana. Beh, avete capito. Ero la disgrazia della famiglia e della scuola. E venivo punita continuamente. Intanto Thomas veniva sommerso da complimenti. Bleh. Vorrei che il signor Tutti Mi Amano potesse già andare al college. Facciamo una pausa così posso parlarvi di Nick. Chi è?
Beh, Nick era il ragazzo più bello della scuola. Guardatelo! Io avevo perso la testa, ma lui non sapeva nemmeno che esistessi. Nick era il fratello di un mio compagno di classe. Era il suo ultimo anno e si stava preparando per il ballo. Andarci con Nick era il mio sogno. Ma Thomas e Nick erano in competizione per conquistare la ragazza più carina della scuola, Olivia. Vieni al ballo con me. No, scegli me. Bleh. Che cosa ci vedevano in lei? Ovviamente Olivia ha scelto mio fratello e Nick è rimasto a mani vuote. Ho deciso che era arrivato il mio momento. Ho sentito che non sai con chi andare al ballo. Vuoi provare a chiederlo alla ragazza più bella della scuola? Certo, dov'è? Proprio davanti a te, sciocchino. Bella battuta, nanetta. Però sei troppo piccola per me. Mi sono offesa. Non ero una bambina. So già guidare. Oh, davvero? Ok. Se vieni a prendermi andremo al ballo insieme. Yeah! Il problema era che... gli avevo mentito. Non avevo la macchina. Ma visto che tutti pensavano che fossi una delinquente, ho deciso di comportarmi di conseguenza. Sono andata in garage senza chiedere il permesso a papà e... ho capito che non sapevo guidare. Ho iniziato a premere tutti i pulsanti e per sbaglio ho fatto partire l'allarme. Oh no! Ho colpito un idrante e lì si è conclusa la mia avventura. Non ho mai visto papà così arrabbiato. Se ne combini un'altra delle tue passerai l'anno alla fattoria del nonno. Oh no, credetemi, quella era la punizione peggiore di tutte. Il nonno era un ex militare, era severo e scontroso. Dopo quella minaccia ho provato a comportarmi meglio. Poco dopo il diploma, Thomas è partito per il college. Credete che la mia vita sia migliorata? Sì, come no. Mamma e papà gli pagavano l'affitto, quindi io sono rimasta senza paghetta, uffa. Un giorno la mia amica Sara mi ha detto che i nostri compagni sarebbero andati al concerto di Justin Bieber. Anche io ero una sua fan, quindi ho chiesto ai miei genitori i soldi per comprare il biglietto. Sfortunatamente sapevo già la risposta. Mi dispiace Monica, ma è troppo caro. Che cavolata! Un mese prima avevano comprato a Thomas il biglietto del concerto di Selena Gomez. Non avevo intenzione di arrendermi. Ho provato a fare la babysitter o la dog sitter, ma... tutti sapevano che era una combina guai, quindi non si fidavano. Uccidetemi, vi prego. Ero fuori di me dalla rabbia e mi sono lamentata con Sara. Se i tuoi vogliono più bene a tuo fratello che a te, allora ho una brutta notizia. Probabilmente sei stata adottata. Sembrava una follia. Eppure mi ero sempre sentita la pecora nera della famiglia. Quella sera ho deciso di cercare degli indizi e mi sono intrufolata nello studio di papà. Bene, bene, bene. Che cosa abbiamo qui? In fondo a un cassetto ho trovato una cartelletta con i documenti di un orfanotrofio. Riuscite a immaginarlo? Ero sotto shock. Mi avevano adottata per davvero. Ma non ho avuto il tempo di controllare i documenti, perché un secondo dopo papà è arrivato di corsa nell'ufficio. Ops. Era proprio una giornata no. Monica, stai mettendo alla prova la mia pazienza. Che cosa stai facendo? Stavo per rispondere quando qualcuno ha sbattuto la porta d'ingresso. Siamo usciti in corridoio e abbiamo visto Thomas, l'ultima persona di cui avevo bisogno. Figliolo, perché non ci hai avvisati del tuo arrivo? Stai bene? Sei bianco come un lenzuolo? Aveva ragione. Di solito mio fratello era disgustosamente ottimista, ma in quel momento sembrava davvero giù di corda. Ha parlato a mamma e a papà per diverso tempo. A un certo punto ho capito che stavano litigando. Quel perfettino di Thomas non era d'accordo con i nostri genitori. Wow, datemi un pizzicotto, non poteva essere vero. Poi è corso di colpi in corridoio. Sembrava impazzito. Vi odio! Ha sbattuto la porta con forza e ha passato l'intera giornata nella sua stanza. Quella notte ho sentito degli strani rumori provenire dal corridoio e ho deciso di controllare. Ho sbirciato fuori dalla mia stanza e ho visto che qualcuno stava uscendo in punta di piedi dall'ufficio di papà, al buio più completo. Stavo per gridare al ladro quando ho capito che era Thomas. Si guardava intorno in modo furtivo e poi è uscito di casa di corsa. Perché si stava comportando in modo così strano? Ok, giocherò a Sherlock Holmes domani. Ora voglio solo dormire. La mattina seguente credevo di aver sognato mio fratello, ma poi ho sentito papà urlare. Di che cosa volevano accusarmi questa volta? Monica J. Dawson, hai preso i soldi dalla cassaforte. Avevamo una cassaforte? Papà ha urlato così forte che mi facevano male le orecchie.
Lasciatemi tradurre le sue grida. Aveva scoperto che i nostri risparmi erano spariti e stava accusando me. Dopotutto avevo da poco supplicato i miei di comprarmi i biglietti del concerto. Riuscite a immaginarlo? Gli ho detto che cosa avevo visto la notte prima. Deve averli presi Thomas. Non scaricare la colpa sugli altri. Non lo farebbe mai. Hai un giorno per rimettere i soldi a posto. A te. O li restituisci o vai alla fattoria. Che ingiustizia. Sono andata a scuola sbattendo la porta dietro di me. I miei genitori non erano mai stati dalla mia parte. Non volevo andare alla fattoria del nonno. Così ho chiamato Thomas. Speravo di convincerlo a restituire il denaro. Ma quel cafone non ha risposto al telefono. Mentre andavo a scuola ho incontrato Nick. Ciao, Nanetta. Mi chiamo Monica. Sì, hai ragione, scusa. È che sei troppo carina quando ti arrabbi. Ascolta, ieri sera tuo fratello ha dimenticato il suo quaderno nel bar in cui lavoro. Vuoi avvisarlo? Come no? Prima dovevo trovarlo. Ho preso il quaderno, l'ho aperto e ho visto... una strana lista. Aveva 4 voci. Guidare una macchina sportiva prima che sia troppo tardi. Guardare un film al Festival Cinematografico Autunnale. Baciare Selena Gomez. E infine risolvere un crimine, come aveva sempre sognato. Cosa? Cosa significava? Nick ha notato la mia confusione e ha guardato il quaderno. Guidare una macchina sportiva prima che sia troppo tardi. Si è segnato l'indirizzo di un noleggio d'auto. Ne ho sentito parlare. I loro clienti sono dei famosi ricconi. Come fa ad avere tutti quei soldi? A quel punto ho realizzato. Era stato sicuramente lui a rubare i risparmi di famiglia. Uffa, quel cafone! Aveva fregato tutti fingendo di essere un angioletto innocente. I miei genitori non mi avrebbero mai creduto. Ma dovevo fermare mio fratello prima che spendesse tutti i soldi. C'era solo un problema. Il noleggio d'auto era in una città vicina. E per arrivarci in autobus ci avrei messo 2 ore. Speravo che qualcuno comparisse dal nulla con un'auto pronto a offrirmi un passaggio. In quel momento Olivia ha parcheggiato davanti a noi. Sapevo che stava frequentando Thomas anche dopo la sua partenza per il college. Sembrava sull'orlo del pianto. Era ovvio che Nick era ancora preso da lei. Monica, tuo fratello sta bene? Mi ha appena lasciata all'improvviso per messaggio e non risponde alle mie chiamate. Dov'è? Sono preoccupata. Ho agitato il quaderno arrabbiata. So esattamente dove si trova. Dammi un passaggio. Ti lascio l'onore di schiaffeggiarlo per prima. Ho spiegato a Olivia che cosa stava succedendo. E lei ha voluto accompagnarmi. Anche a Nick brillavano gli occhi. Ragazze, vengo con voi. Ho sempre sognato di andare in quel posto. Sì, come no. Voleva solamente avvicinarsi a Olivia, visto che chiaramente gli piaceva ancora. Comunque fosse, quella era la mia occasione per dimostrare a Nick che non ero più una bambina. Poco dopo il nostro triangolo amoroso è arrivato al noleggio d'auto. Sfortunatamente ci aspettava una delusione. A quanto pare avevamo perso Thomas per un pelo. Aveva già preso in affitto la loro auto più costosa. Uffa, mi sta prendendo in giro! Calmiamoci, la seconda voce della lista è il Festival Cinematografico Autunnale. Non è lontano da qui. Andiamo. Tuttavia, quando siamo arrivati, abbiamo scoperto che non potevamo partecipare a quell'evento esclusivo senza biglietti. Questo era troppo. Non peggiorare le cose, Nanetta. Nick e Olivia pensavano che avremmo dovuto aspettare la fine del festival e cercare Thomas in un secondo momento. Ma come avrete già capito, io non avevo molta pazienza. Ho visto una ragazza che lavorava lì vestita da Rapunzel. Si è tolta la parrucca ed è andata a pranzo. Ho capito che era un segno. Ho messo la parrucca e ho cercato di ingannare la sicurezza dicendo che lavoravo al festival. Ma... tralascio i dettagli, ma avete già capito che il mio piano non ha funzionato. Non muoverti, altrimenti cadi. Abbiamo aspettato Thomas all'uscita. Poco dopo il festival è finito e la folla si è riversata in strada. Tra di loro? No, non poteva essere. Ho visto Thomas con Selena Gomez ed era un abbraccetto. Sono rimasta a bocca aperta. Oh no, baciarla è la terza voce sulla lista di Thomas. Abbiamo cercato di chiamare mio fratello, ma lui era in mezzo ai fan urlanti e non ci ha sentiti. Poi Thomas e Selena sono saliti su una macchina lussuosa e sono partiti. Ho pregato che avesse ancora con sé qualche soldo. Veloce, seguili! Non vedo niente per colpa della tua stupida parrucca! Non è stupida, è bellissima! Li perderemo!
Tenetevi forte! Olivia temeva a tal punto che il suo ragazzo baciasse Selena Gomez, che ha guidato come una pazza. Nel frattempo io stavo controllando il profilo social di Selena per capire dove stessero andando. Che strano. Sul profilo di Selena Gomez c'era scritto che in quel momento era un concerto in un altro paese. Qualcosa non tornava. Thomas ha parcheggiato l'auto davanti a una piccola casa. Ci siamo fermati anche noi e mi sono precipitata davanti alla porta insieme a Olivia. Thomas! Codardo! Esci e dammi una spiegazione! Se mi mandano nella fattoria del nonno per colpa tua sei finito! Nessuno ha aperto la porta, ma poi Nick ha fatto il giro della casa e esclamato contento. Signore, la porta del seminterrato è aperta. Nanetta, sono sicuro che tu ci passi. Dai, Monica, è arrivato il tuo momento. Volevo rispondergli a tono e dirgli di non chiamarmi più in quel modo. Ma poi Nick mi ha carezzato una guancia per augurarmi buona fortuna. Siate sinceri, quanto sono arrossita? La finestra era piccola, ma sono riuscita comunque a entrare. Ero nervosa. Mi sono quasi pentita di aver seguito mio fratello. Sono finita nel seminterrato e ho subito sentito le sirene della polizia. Come avrei spiegato che mi ero intrufolata di nascosto nella casa di una sconosciuta? E poi sono inciampata nella parrucca. Sono quasi caduta e per sbaglio ho spento la luce. Qualcuno mi ha appoggiato una mano sulla spalla, ma che cavolo! Ho urlato e ho spinto via la mano. Tuttavia, quando ho acceso la luce, ho visto Thomas. Monica, che cosa ci fai qui? Che cosa ci fai tu qui? Ti sto inseguendo da tutto il giorno! Ha provato a dire qualcosa, ma poi abbiamo sentito delle urla provenire dalla strada. Ci siamo precipitati fuori e abbiamo visto che Olivia e... Selena Gomez stavano litigando di brutto. Non avresti dovuto rubarmi il ragazzo! Nick e i poliziotti si stavano grattando la testa confusi. Già, non è una scena che si vede tutti i giorni. Sta fingendo di essere Selena Gomez, arrestatela! A quanto pare, quella ragazza era una truffatrice. Aveva sfruttato la sua somiglianza con Selena Gomez per esibirsi ad alcuni concerti. Aveva finto di cantare e aveva ingannato i fan di Selena. Thomas l'aveva incontrata al festival del cinema. Lei aveva visto la sua auto. Aveva pensato che fosse schifosamente ricco e l'aveva invitato da lei. Poi Thomas aveva scoperto la verità e aveva chiamato la polizia. Anche se non ho ottenuto un bacio, sono riuscito a risolvere un caso. Credo che sia arrivato il momento di spiegare che cosa stai facendo. Mio fratello ha sospirato e si è fatto cupo. Poi ha detto che aveva scoperto di avere una rara patologia alla retina. Che cosa? Presto perderò la vista. Ma il fatto è che è una patologia genetica. Quando ne ho parlato con mamma e papà, ho scoperto che mi hanno adottato. Ho detto loro delle brutte cose, ho rubato i soldi e ho deciso di realizzare i sogni della mia infanzia finché mi era possibile. Non avrei dovuto farlo. Oddio, non lo sapevo. A quanto pare i documenti che avevo visto non c'entravano niente con me. Thomas si è scusato per avermi incastrata e ha chiamato mamma e papà per metterli al corrente della situazione. La colpa è anche nostra. Avremmo dovuto dirti la verità. Ricordate che vi ho raccontato che mio padre aveva salvato delle persone da un incendio? Beh, a quanto pare Thomas era uno di loro. Aveva perso la sua famiglia, quindi lo abbiamo adottato. Monica, mi dispiace se ti è sembrato che non ti volessimo bene. Vabbè, dai, avere a che fare con me non è proprio una passeggiata. Dopo aver chiarito, mi sono sentita sollevata. Ho abbracciato mio fratello e ho ammesso che ero terribilmente preoccupata per lui. No, Olivia, mi dispiace se non te l'ho detto. Avevo paura che mi avresti mollato una volta diventato cieco. Quindi ho deciso di tagliarti fuori dalla mia vita prima che lo facessi tu. Sciocchino, ti amo e potrai sempre contare su di me. Comunque, poco dopo, la vera Selena Gomez ha scoperto che la ragazza che fingeva di essere stata lei era stata arrestata grazie a mio fratello. E per ringraziarlo, gli ha pagato l'intervento chirurgico. Sta già guarendo e si sta preparando per tornare a studiare. Non preoccupatevi per me, anche io sto bene. Guardate voi stessi. Ciao, Nanette... Monica. Sei divertente. Ultimamente sto pensando molto a te. Sai, quest'anno ti diplomi. Hai già un accompagnatore per il ballo. Conosco un bel ragazzo. Ciao a tutti, mi chiamo Claire, ho 16 anni e ho trascorso 15 anni in orfanotrofio. Odiavo stare lì, ma un giorno mi è stato detto di preparare le mie cose e di salutare i miei amici. D'ora in avanti avrei avuto una famiglia. Con mani tremanti ho aperto la porta della mia casa nuova e due persone sorridenti mi hanno subito abbracciata. Benvenuta a casa, figliola. D'ora in poi noi saremo i tuoi genitori.
Sono scoppiata a piangere dalla felicità. Improvvisamente tra le lacrime ho visto altre quattro figure. Erano dei ragazzi. Provate a immaginare. In un solo giorno non avevo trovato solo una madre e un padre, ma anche quattro fratelli. Ethan era il maggiore. Poi c'erano Oscar, Peter e infine Dan. Ecco com'è iniziata la mia nuova vita. Per 6 mesi mi è sembrato di vivere in paradiso. I miei genitori stravedevano per me perché finalmente avevano una figlia femmina. Mentre i ragazzi... non posso dire che fossero felici della mia adozione, ma almeno erano pazienti con me. Poi una mattina mi sono svegliata con un terribile mal di gola. Dopo avermi riempita di medicine, i miei genitori sono andati al lavoro e mi hanno lasciata nelle mani dei miei fratelli. Si sono presi cura di me per tutto il giorno. Mi hanno ordinato una pizza, mi hanno prestato la loro console e mi hanno persino fatti i compiti. Ho adorato ogni secondo di quel giorno. La sera Ethan è venuto a portarmi lo sciroppo per la tosse. Ho aperto la bocca obbediente e Ethan improvvisamente mi ha colpita sui denti con il cucchiaio. Ehi, che cosa stai facendo? Per colpa tua ho saltato una partita di calcio e la mia squadra ha perso. Perché dovevi ammalarti proprio ora? Non l'ho mica fatto apposta. I nostri genitori non hanno mai fatto tutti questi problemi per nessuno di noi. E siamo i loro figli biologici. E invece guarda quanto viziano una ragazzina che non è nemmeno figlia loro. Dopo avermi detto queste cose, Ethan si è infuriato e se n'è andato. La mattina seguente mi sentivo molto meglio. Quel giorno non potevo permettermi di stare male. Era il mio 16° compleanno. Era il primo compleanno che trascorrevo con la mia nuova famiglia. I miei genitori mi hanno permesso di invitare degli amici e di organizzare una festa. Così la sera casa nostra era piena di ospiti, rumore e divertimento. Quando la mattina seguente ho aperto gli occhi, ho visto i volti arrabbiati dei miei fratelli. A quanto pare il mio desiderio non si era avverato. Ethan ha urlato così forte che ha iniziato a girarmi la testa. Che cosa hai fatto? Mamma e papà stanno tornando dal turno di notte. Ma io non mi ricordo, non ho fatto niente. Oh, quanto mi sbagliavo. La nostra casa dopo la festa della sera prima era un casino. Sono andata nel panico. Ho pulito in fretta le macchie dei cocktail e ho riunito velocemente i cartoni della pizza. Quando abbiamo sentito la porta d'ingresso aprirsi. Ragazzi, siamo a casa. Mamma è salita al piano di sopra e si è messa le mani tra i capelli. Stavo per piangere e per scusarmi con i miei genitori. Ma mamma se l'è presa con Ethan. Non ti vergogni. Sei il maggiore e non hai nemmeno controllato tua sorella. Mi auguro che un mese di arresti domiciliari ti facciano riflettere a sufficienza. Dopodiché se n'è andata e Ethan mi ha lanciato un'occhiata piena di odio. A quanto pare mi ero fatta involontariamente un acerrimo nemico. Mi sentivo in colpa e per rimediare il giorno dopo gli ho regalato un gioco per la PlayStation. Mentre stavo tornando a casa pensando alle scuse, qualcuno mi ha improvvisamente strappato il telefono dalle mani. Ehi, aspetta, fermo! Ma il ladro era già troppo lontano. Avevo deluso tutti di nuovo. Avevo perso il telefono che i miei genitori mi avevano regalato il giorno in cui ci eravamo conosciuti. Che perdente. Mi sentivo così in colpa che mi sono seduta sul marciapiede e sono scoppiata a piangere. Ma poi qualcuno mi ha messo la mano sulla spalla. Quel dannato ladro, gliel'avrei fatta vedere io. Sono saltata in piedi, ho stretto i pugni e per mia sorpresa ho visto Ethan. Gli ho spiegato ciò che mi era appena successo e mi sono preparata una ramanzina. Ma inaspettatamente mio fratello ha detto con gentilezza: Claire, mi dispiace tanto. Non essere triste. Ti prometto che non lo dirò ai nostri genitori. Dopotutto siamo una famiglia. L'ho abbracciato e gli ho dato il gioco che avevo preso per lui. Sulla strada verso casa gli ho raccontato quanto era brutto vivere all'orfanotrofio. Ethan ha annuito comprensivo. Mi ha consolata e quando siamo arrivati a casa eravamo diventati amici. Ma quella non era la cosa migliore. I nostri genitori erano partiti per un viaggio di lavoro di 3 giorni. Così Oscar, Peter e Dan avevano comprato degli hamburger, che solitamente non ci era permesso mangiare. Abbiamo mangiato così tante porcherie che non siamo nemmeno riusciti a raggiungere le nostre camere e ci siamo addormentati in salotto. La mattina seguente, quando mi sono svegliata, ero più felice che mai. Ci siamo seduti a tavola per fare colazione e Ethan ha proposto all'improvviso: Claire, perché non andiamo a fare un picnic tutti insieme, mentre i nostri vecchi sono via per lavoro? Non ci è voluto molto per convincermi. Ho sistemato i succhi, i panini e le verdure nei cestini. Ho preso la videocamera e mi sono accomodata sul sedile davanti della macchina di Ethan. Quando eravamo tutti pronti, abbiamo acceso la musica ad alto volume e ci siamo diretti verso il bosco. Dopo 2 ore siamo arrivati in una radura soleggiata. Lì non si sentiva il rumore della strada e mi sono goduta il profumo dell'erba appena tagliata. Era troppo bello. Ho preso i cestini dalla macchina, mi sono tolta le scarpe e ho corso a piedi nudi sull'erba quando ho sentito un dolore lancinante alla gamba sinistra. Aia, la mia gamba, la mia gamba!
I miei fratelli si sono precipitati da me. Hanno guardato il mio piede inorriditi. Oh no, avevo un pezzo di vetro conficcato nel piede. Ma poi ho capito di essermi preoccupata invano. Ethan ha preso il kit di primo soccorso dalla macchina. Ha rimosso il vetro con attenzione e mi ha bendato il piede. Sentivo solamente un leggero formicolio, che ovviamente non mi ha impedito di divertirmi. Abbiamo giocato a volano e ai giochi di società. Abbiamo cantato insieme e mangiato i panini. La bambina che era dentro di me era felicissima, perché aveva sempre sognato una famiglia simile. Quando si è fatto buio, ci siamo raccontati a vicenda delle storie di paura intorno al fuoco. Era arrivato il mio turno, ma prima ho detto ai miei fratelli di aspettarmi un attimo e sono corsa nei cespugli a fare i miei bisogni. Ma quando sono tornata, i miei fratelli e la macchina erano spariti. Ho messo la mano in tasca per prendere il telefono e mi sono ricordata all'improvviso: dannazione, me lo avevano rubato! Ma non sono andata nel panico. Forse i miei fratelli erano solamente andati a prendere dell'altro cibo e qualcosa da bere e sarebbero tornati presto. Dopotutto, insieme ci eravamo divertiti un mondo. Ma dopo un'ora stavo ancora aspettando che qualcuno venisse a recuperarmi. Stavo perdendo ogni speranza. Dopo un'ora e mezza ho capito che mi avevano abbandonata. Ero da sola, in mezzo al bosco, di notte. Non mi sono mai spaventata tanto. I tronchi dei pini mi sembravano dei mostri pronti ad attaccarmi alle spalle. Erano davvero minacciosi. Mi sentivo osservata. Poi ho visto dei cespugli muoversi. Ho urlato e sono scappata con tutte le mie forze verso una direzione qualunque. Non sapevo da quanto stessi correndo, ma poi ho sentito il rumore del traffico. Ero salva. Ho proseguito dritta e mi sono ritrovata sul ciglio della strada. Le luci mi hanno accecata e mi sono coperta il viso con le mani. Qualcuno si è fermato a qualche metro da me e mi ha chiesto: «Dove stai andando, ragazzina?» Dopo che i miei occhi si sono abituati alla luce, sono riuscita a distinguere il volto sorridente di un uomo. Non avevo scelta. Rimanere da sola di notte in mezzo a una strada sconosciuta non mi sembrava tanto diverso dal salire sulla macchina di uno sconosciuto. Così gli ho dato il mio indirizzo e mi sono affidata al destino. Mentre percorrevamo la strada abbiamo ascoltato delle famose canzoni rock degli anni 80. Ho persino iniziato a cantare. All'improvviso il guidatore si è fermato vicino a un benzinaio abbandonato. «Per favore, scendi dalla macchina». Ho sentito i brividi corrermi lungo la schiena. Ero stata una stupida. Ero finita in trappola. Con mani tremanti ho aperto la portiera. Sono uscita dalla macchina e ho fissato l'uomo con uno sguardo supplichevole. «Per favore, signore, io... dimmi che cosa ti è successo. Perché eri da sola in strada di notte?» «Io... è che... i miei fratelli... il picnic... noi... sono stata interrotta da un forte fruscio. Il guidatore stava togliendo qualcosa dal bagagliaio. In quel momento ho capito che non avevo niente da perdere. Non appena lo sconosciuto è sparito dietro la macchina, ho iniziato a correre con tutte le mie forze in direzione del bosco. Ho corso e corso e corso. Circa un'ora dopo, quando sono uscita dal bosco, mi sono ritrovata accanto a un supermercato mai visto prima. C'ero riuscita. Avevo la gola secca, sia per la paura che per lo sforzo. In tasca avevo delle monetine. Ho preso una bottiglia d'acqua dal frigorifero e sono andata alla cassa. Quando improvvisamente l'ho visto in coda. Era l'uomo da cui stavo scappando. Mi si è gelato il sangue nelle vene. Mi è scivolata la bottiglia dalle mani ed è caduta sul pavimento facendo un forte rumore. Il guidatore si è voltato e mi ha guardata. «Signore, non ho fatto niente. Per favore, mi lasci stare!» L'uomo ha iniziato a ridere improvvisamente come un bambino e ha detto: «Ragazzina, grazie a Dio stai bene. Perché sei scappata?» «Io... perché ha fermato la macchina? Che cosa stava togliendo dal bagagliaio?» «La borsa con i miei documenti, sono un poliziotto. Volevo dimostrartelo così che non avessi paura di dirmi la verità. Dopotutto devi ammetterlo. Una ragazzina sulla strada statale di notte. È molto strano». Ho tirato un sospiro di sollievo e ho riso. Sì, quando ci si trova in un bosco di notte, l'immaginazione galoppa facilmente. Dopo che il poliziotto mi ha mostrato i suoi documenti, mi sono sentita subito meglio. Ero scappata per niente. A quanto pare il guidatore era un uomo gentile. Mi ha accompagnata a casa, anche se ha preso una strada diversa. Dopo averlo ringraziato per il suo aiuto, mi sono incamminata verso la porta. Non avevo ancora alzato la mano per bussare quando la porta si è aperta all'improvviso e papà mi ha abbracciata forte. Ci siamo calmati un pochino, ma poi mi sono immobilizzata dalla paura. Era pallido come un lenzuolo. «Papà, papà, sono a casa, sto bene, solo che...» Prima che potessi finire, anche i fratelli più piccoli mi hanno abbracciata. Si sono interrotti a vicenda e poi hanno urlato. «È colpa di Ethan! Ha detto che saremmo andati a prendere un gelato e...» «Mamma e papà sono tornati prima e gli abbiamo subito raccontato tutto!» «Stavamo venendo a cercarti, Claire! Sono così felice che sei riuscita a tornare a casa!»
In quel momento mi sono sentita la ragazza più felice del mondo. La mia famiglia, la mia nuova famiglia, si era preoccupata per me più di quanto potessi immaginare. Ho dato un bacio ai miei fratelli e a mio padre. E all'improvviso ho notato che mia madre non era lì. Papà mi ha spiegato tutto. Quando i ragazzi ci hanno detto che cosa aveva fatto Ethan, tua madre si è sentita male. L'ambulanza l'ha portata in ospedale. Claire, ti vogliamo tanto bene. Confusa mi sono guardata intorno e l'ho visto. Ethan era seduto in un angolo e stava singhiozzando come un bambino. Lo odiavo con tutto il cuore, ma in quel momento era così patetico. Ethan, ti perdono, ma solo se mi prometti che non farei più niente del genere. Mio fratello voleva dirmi qualcosa, ma papà lo ha interrotto. Ragazzi, ascoltate, non c'è più motivo di nascondervelo. Per diversi anni io e vostra madre abbiamo cercato senza successo di avere un figlio. Quando abbiamo perso ogni speranza, abbiamo deciso di adottarlo. Ethan, è così che ti abbiamo accolto in famiglia. Ti abbiamo cresciuto come se fossi nostro figlio. Quando poi abbiamo scoperto che la mamma era incinta. Eravamo felicissimi quando è nato Oscar e poi Peter, e qualche anno dopo Dan. Ma volevamo anche una figlia. Tuttavia i dottori ci hanno proibito di avere altri figli. Eravamo disperati quando poi è accaduto il miracolo. Ho chiuso gli occhi, mi sono sentita sopraffatta. Ma papà ha continuato. Ci è arrivata una lettera dall'orfanotrofio dove abbiamo adottato Ethan. A quanto pare aveva una sorella. Ethan, Claire, i vostri genitori sono morti in un incidente stradale 15 anni fa. Ma Claire è arrivata all'orfanotrofio anni dopo, quando i suoi nonni che l'hanno cresciuta sono morti. Quando abbiamo scoperto che Claire era la sorella di Ethan, abbiamo deciso subito di adottarla, così da permettervi di crescere insieme. Sono rimasta in piedi e avevo paura di alzare lo sguardo. La mia vita era stata completamente stravolta e non sapevo che cosa sarebbe successo. Ma Ethan si è ripreso in fretta. Si è buttato ai miei piedi e ha sussurrato supplichevole. Mi dispiace, Claire, io diventerò il fratello migliore del mondo. Sono stato un idiota. La mia rabbia è sparita in un attimo. Ho passato con dolcezza una mano tra i capelli di mio fratello. Mio fratello! Per la prima volta in 16 anni avevo trovato una famiglia. Non erano solo delle brave persone, ma avevano anche il mio stesso sangue. Abbiamo trascorso almeno un'ora ad abbracciarci in salotto. E il giorno seguente siamo andati in ospedale a trovare la mamma. Fortunatamente si è ripresa in fretta. Questa storia mi ha insegnato quanto è importante la discrezione. Essere l'unica figlia femmina della famiglia è una forza, ovviamente. Ma ciò non mi rende una principessa. Dopo che mia madre è stata dimessa dall'ospedale, ho iniziato ad aiutarla con i lavori domestici e a prendermi cura dei miei fratelli. Stiro e rattoppo i loro vestiti, cucino e pulisco le stanze. E loro mi hanno restituito il favore. Hanno iniziato a viziarmi con dei regali e ad aiutarmi in tutto. Ciao a tutti, mi chiamo Alex. Voglio raccontarvi la mia storia e credetemi, è un momento davvero importante per me. Il fatto è che vivo dentro a tre persone diverse, in tutte e tre allo stesso tempo. Com'è possibile? Abbiate pazienza, lo scoprirete presto. Ma procediamo con ordine. Non sono mai stato particolarmente brillante o attraente, guardatemi. La vita però mi ha fatto un dono speciale. Sono incredibilmente fortunato. È come se ci fosse una forza invisibile, sempre pronta a salvarmi e a esaudire ogni mio desiderio. Vengo da una famiglia benestante. I miei genitori erano degli imprenditori di successo. E dal momento che sono figlio unico, ho ricevuto il meglio. I giocattoli e i vestiti più costosi, la scuola migliore, le ragazze migliori. Tuttavia, non credo che i miei angeli custodi siano i miei genitori. La mia era solo fortuna, anche quando non aveva niente a che fare con loro. Per esempio, a 13 anni ho convinto i miei compagni di classe a intrufolarci nel giardino dei nostri vicini per disegnare un graffito sul loro capanno e per fare skateboard nella loro piscina vuota. Abbiamo fatto qualcosa di illegale, ma pensavo sarebbe stato divertente. La festa andava a gonfie vele, finché è arrivata la polizia, chiamata da un vicino infastidito. Tutti hanno dovuto affrontare delle conseguenze, ma io no. I miei compagni hanno ricevuto un mese di punizione, mentre i miei genitori mi hanno comprato un nuovo skateboard. Non vi ho ancora convinti. A 16 anni ho partecipato alla gara di mountain bike della mia città. Non ero tra i partecipanti più forti e non potevo sperare di vincere. Un giorno, prima della gara, però, uno dei concorrenti si è rotto un braccio e all'altro hanno rubato la bici. Come avrete già immaginato, ho vinto io. Anche la mia ragazza è stata una questione di fortuna. A me e al mio amico Steve piaceva Melanie, la ragazza più carina della scuola, la reginetta del ballo. Volevo uscire con lei, ma a lei piaceva Steve.
Lui era un giocatore di football americano ed era anche più grande di me. Non avevo alcuna possibilità, ma non stavano insieme da molto. Poi, all'improvviso, i genitori di Steve si sono separati e lui si è dovuto trasferire dal padre in un'altra città. Ovviamente, a questo punto, Melanie ha iniziato a uscire con me. A 17 anni, ho perso i miei genitori. È stato devastante. Però, ho ereditato tutte le loro ricchezze e ora sono libero di fare quello che voglio. Ho iniziato presto a pensare che la mia fortuna non avesse limiti. Mi piaceva mettermi alla prova e ogni volta riuscivo a ottenere quello che volevo. Avevo anche un nuovo hobby, correre sulle moto insieme a dei tipi spericolati come me. Non indossavo nemmeno il casco perché confidavo totalmente nella mia fortuna. Molti dei miei amici si sono fatti male, io invece non mi sono mai fatto neanche un graffio, anzi, mi chiamavano persino fortunato. Quelli sì che erano bei tempi. Finché un giorno non è successo qualcosa. Stavamo correndo sulle moto sportive lungo un rettilineo deserto, come al solito. Andavamo abbastanza veloci e io, come sempre, non portavo il casco. Amavo sentire il vento nei capelli. La sensazione era così piacevole che ho chiuso gli occhi. Mi sembrava di avere il mondo ai miei piedi. E all'improvviso, la ruota anteriore ha sterzato e ho perso il controllo della moto. L'ultima cosa che ho visto è l'asfalto avvicinarsi sempre di più. E poi è diventato tutto buio. Ricordo soltanto dei frammenti di quello che è avvenuto dopo. L'ambulanza, l'ospedale, i dottori chini su di me. Quando ho ripreso conoscenza, mi sono accorto che ero in un letto di ospedale, coperto di tubi e altre apparecchiature. La mia testa era completamente fasciata. La mia ragazza Melanie era seduta accanto a me. Mi teneva la mano. Ho pensato subito che la fortuna mi avesse abbandonato. Magari avevo fatto qualcosa di sbagliato. Ma poi il dottore è entrato nella stanza e mi ha spiegato tutto. A quanto pare, dopo la caduta, ho battuto talmente forte la testa sull'asfalto da rompermi il cranio, senza contare che la pelle della faccia si era quasi completamente lacerata. Il dottore ha detto che le mie probabilità di sopravvivenza erano minime. Ma, per puro caso, l'ambulanza stava passando proprio in quel momento e mi ha portato subito in ospedale. È strano, ma per qualche ragione quel giorno il miglior chirurgo dell'ospedale avrebbe finito tardi di lavorare. È stato lui a salvarmi. Sdraiato nel letto, ho sorriso sotto le bende perché in quel momento ho realizzato che la fortuna non mi aveva abbandonato. Stavo guarendo rapidamente. Tutti i dottori dell'ospedale erano sorpresi della velocità con cui mi stavo riprendendo da quel grave incidente. Non mi sorprendeva, perché sapevo che era tutto grazie alla mia incredibile fortuna. Un mese dopo uscito dall'ospedale, l'unica cosa che mi ricordava l'incidente era la moto distrutta e la mia faccia nuova. Già, era diversa, con una lunga cicatrice su un lato. Dopo questo incidente ho ottenuto maggior rispetto e sono persino diventato più figo. Hanno iniziato a chiamarmi Signor Fortunato. A ogni festa, io e Melanie eravamo sempre al centro dell'attenzione. Pensate che io abbia smesso di correre in moto? Ma ovviamente no! Anzi, ho comprato una nuova moto. Una moto più veloce e più potente. Ho iniziato a correre come un tempo. Però ho iniziato a portare il casco, non si sa mai. Ancora una volta mi affidavo completamente alla mia fortuna. Finché un giorno è successo qualcosa. Durante una corsa ho deciso di passare con il semaforo rosso. Non avevo notato che la macchina si trovava proprio alla mia destra. Sono riuscito ad evitare lo scontro per pochissimo, ma la macchina è uscita fuori di strada e ha colpito un albero. Il conducente era un signore anziano. Ha sfondato il parabrezza e ha perso i sensi. Abbiamo chiamato subito un'ambulanza e il signore è stato portato in ospedale. I poliziotti mi hanno interrogato per diverse ore, ma alla fine mi hanno lasciato andare. Il giorno seguente mi sono svegliato con il pensiero di essere stato fortunato, come sempre, e che per qualche miracolo ero riuscito a scampare a ogni pericolo. Ma poi hanno suonato il campanello. Era la polizia. Erano venuti ad arrestarmi. In caserma mi hanno detto che l'anziano signore che guidava la macchina era morto quella notte. E che sarei stato processato per omicidio preterintenzionale. Sono stato rilasciato su cauzione e mi hanno detto di aspettare l'udienza.
Per la prima volta nella mia vita avevo paura. La mia fortuna si era esaurita del tutto. Non riuscivo a crederci. Inoltre, nessuno dei miei amici era venuto a supportarmi. Solo Melanie era venuta a trovarmi qualche volta, cercando di tirarmi su il morale. Un mese dopo sono stato processato. Ero pronto a qualsiasi conseguenza, ma sotto sotto confidavo ancora un po' nella fortuna. E infatti la fortuna era ancora dalla mia parte. L'avvocato che mi stava difendendo è riuscito a dimostrare che non avevo visto il semaforo rosso perché ero stato da poco sottoposto a un intervento facciale e avevo dei problemi alla vista. Però è successo qualcosa di strano. La moglie dell'uomo che era morto si è avvicinata, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto che avrebbe ritirato le accuse. Poi ha aggiunto: presto capirai cosa devi fare. Cosa voleva dirmi? La mia fortuna mi aveva salvato ancora una volta. Mi hanno rilasciato e me la sono cavata con una multa. Da quel momento ho iniziato a guardare la vita in modo diverso. Avrei dovuto smettere di tentare la sorte e di affidarmi sempre alla fortuna? Sì, la fortuna era ancora dalla mia parte, ma non riusciva più a rendermi felice. Questo è successo quando la mia faccia è cambiata. Ho iniziato a sentire che stavo facendo qualcosa di sbagliato. Non riuscivo a togliermi le parole della donna dalla testa. Presto capirai cosa devi fare. Per farla breve, ho venduto la moto e ho chiuso con le gare. Non avevo più voglia di uscire con le persone che mi avevano tradito. Solo Melanie mi era rimasta accanto. Però lei era sempre impegnata e ci vedevamo sempre meno. Un giorno eravamo seduti in un bar e stavamo chiacchierando. Volevo parlarle dei miei pensieri che mi turbavano. Poi ho realizzato che la mia lingua non funzionava più. Non riuscivo a dire una parola. Mi è venuto un tremendo mal di testa e ho iniziato ad avere i brividi. Ho visto Melanie urlare alla gente di chiamare un dottore. Sono scivolato lentamente dalla sedia al pavimento. Quando mi ero ripreso ero in ospedale, sdraiato a letto. Melanie era ancora con me. Che cosa era successo? Quando è entrato il dottore, l'ho guardato e ho capito che la situazione era grave. Il dottore mi ha detto di avermi esaminato la testa e che i risultati non erano buoni. Il fatto è che, dopo l'incidente, nel mio cervello si era formato un tumore che ora faceva pressione sui vasi sanguigni. Ogni giorno il tumore cresceva, ma la cosa peggiore era che non potevano rimuoverlo. Questa notizia mi ha distrutto. Era la fine. Dov'era quella stessa fortuna che mi aveva salvato tante volte? Magari non poteva durare per sempre e l'avevo esaurita. Dopotutto, mi sentivo malissimo. Melanie è uscita e io sono rimasto in ospedale. Mi hanno prescritto una cura per darmi un po' di sollievo. Ero in ospedale da un mese. Il medico mi prescriveva cure sempre diverse e faceva continuamente degli esami. Ma questo mi faceva solo sentire peggio. In tutto questo tempo avevo avuto qualche crisi e ogni volta i dottori mi avevano riportato in vita. Melanie veniva sempre meno spesso. L'ultima volta che l'ho vista è stata la settimana scorsa e mi ha detto che voleva lasciarmi. A quanto pare sta uscendo con un altro da diversi mesi. Non voleva dirmelo per non farmi stare male. Ma non sono arrabbiato con lei, è stata solo sfortunata a conoscermi. Ieri è passata a visitarmi il dottore. Era molto triste e non sapeva da dove iniziare. Mi ha detto di aver fatto tutto il possibile, ma che non c'è più niente da fare. Sto morendo. Mi ha detto che andrò in coma e che non mi risveglierò più e che gli dispiace molto. Ieri notte non sono riuscito a dormire. Continuavo a pensare finché finalmente ho capito. Dopo aver ricevuto una nuova faccia sono diventato una persona diversa. Ora so cosa mi ha ucciso. Non è stato il tumore. Sono stato il mio egoismo e la mia vanità, che ho sempre giustificato definendomi fortunato. Molte persone si sono fatte male per colpa mia, ma io non pensavo che a me stesso ed ero felice quando gli altri stavano male. Nelle prime ore del mattino mi sono ricordato le parole della donna, il cui marito era morto a causa mia. Presto capirai cosa devi fare. E l'ho fatto. Se stai leggendo ora, significa che sono morto. Il mio ultimo desiderio è stato diventare un donatore, per donare i miei organi alle persone che hanno davvero bisogno di fortuna. Ho firmato i documenti e mi è stato detto che i miei reni verranno dati a una donna con il cancro, che il mio fegato verrà trapiantato in un altro uomo e che la mia ghiandola tiroidea verrà data a un ragazzino. Quindi, a quanto pare, continuerò a vivere dentro tre persone diverse, in tutte e tre allo stesso tempo.
Sono molto fortunato di aver avuto il tempo necessario per fare qualcosa di buono nella mia vita. Guardate la mia nuova faccia e ricordatevela, perché sono cambiato. A volte un avvenimento apparentemente insignificante può cambiare ogni cosa. Essere fortunati non significa essere incoscienti. Ciao, mi chiamo Dorothy. Voglio raccontarvi la storia del mio primo amore. Ma non si tratta del tipico melodramma strappalacrime. No, quello che mi è successo assomiglia di più a un thriller psicologico. Non mi aspettavo che succedesse niente di tutto ciò. Volete sapere cosa mi è capitato? Allora iscrivetevi al canale e ascoltate la mia storia. Non molto tempo fa, i miei genitori hanno deciso di trasferirsi in una piccola città in uno stato del sud. Si trattava di una cittadina qualunque e io ho iniziato a frequentare una scuola qualunque. Ad essere onesti, ero un po' preoccupata di dovermi trasferire in una nuova classe e temevo di non diventare amica di nessuno. Ma il primo giorno di scuola ho capito che non dovevo preoccuparmi di niente. I ragazzini della scuola nuova erano molto amichevoli. Inoltre sono diventata subito amica di Ashley, che mi ha fatto fare un tour delle classi e mi ha presentata ai suoi amici. Non c'è bisogno di dire che a fine giornata eravamo diventate quasi migliori amiche. Il mio primo giorno di scuola era quasi terminato e stavo per tornare a casa, quando all'improvviso ho visto un ragazzo nel corridoio. Ha attirato subito la mia attenzione. Non riuscivo a staccargli gli occhi di dosso. Era incredibilmente bello e c'era qualcosa in lui che mi ha fatto battere il cuore. Ashley ha visto che lo stavo fissando e mi ha detto allegramente: «Ah, sei già vittima del suo incantesimo? Quello è Ronald, il ragazzo più figo della scuola!» Non riuscivo a smettere di guardarlo. Sembrava perfetto. Tornando a casa continuavo a pensare a lui. Ero talmente assorta nei miei pensieri che a momenti stavo per superare la via di casa mia. Ho trascorso l'intera serata ad aspettare il giorno seguente, così da poterlo vedere a scuola di nuovo. Come potete immaginare, mi sono innamorata di Ronald. Andavo a scuola tutti i giorni solo per vederlo durante le pause, tra una lezione e l'altra. Dopo un po', ho deciso che era arrivato il momento. Doveva diventare il mio ragazzo. Quando Ashley ha ascoltato il mio piano, ha riso allegramente. Non funzionerà! Prima di tutto è molto figo e sta sempre con il suo gruppetto di amici. E poi già ha una ragazza. Si chiama Melissa. Ashley aveva ragione. Non sarebbe stato facile, ma dovevo provarci perché Ronald era tutto ciò che volevo. Lui veniva sempre a scuola in moto, quindi un giorno, dopo le lezioni, l'ho aspettato nel parcheggio della scuola. Qualche minuto dopo è uscito dall'edificio e si è avviato verso la sua moto. Ho fatto finta di urtarlo, facendo cadere tutti i miei libri e i miei quaderni a terra. «Oh, scusa, non ti avevo visto!» Mi aspettavo che mi avrebbe aiutato a raccogliere le mie cose. Ma Ronald si è limitato a lanciarmi un'occhiata, è salito sulla sua moto e se n'è andato. Che cos'era successo? Non mi aspettavo che reagisse in quel modo. Bene, dovevo perfezionare il mio piano. Chiaramente a Ronald interessava solo la sua moto e ho pensato di poter usare questo aspetto a mio favore. Ho trascorso tutta la sera su internet, cercando tutto quello che dovevo sapere sulle moto. Ho preso qualche appunto e ho fatto qualche disegno. Il mattino seguente ero pronta per sostenere una conversazione sulle moto. Il giorno dopo ho aspettato che le lezioni finissero e ho cercato Ronald nel parcheggio, di nuovo. Quando è apparso ho fatto finta di guardare la sua moto da vicino. Quando si è avvicinato gli ho detto con indifferenza: «Bella moto, ma gli ammortizzatori sembrano di un modello diverso». Ronald mi ha guardata sorpreso ed ha iniziato a spiegarmi come li aveva montati sulla sua moto. Finalmente avevo trovato il suo punto debole. Abbiamo iniziato a parlare di moto e mi ha persino sorriso. Oh, ero così felice! Abbiamo quasi deciso di incontrarci di nuovo quando la sua ragazza, Melissa, è improvvisamente apparsa dietro di lui. È salita subito sulla sua moto e ha detto: «Ron, siamo in ritardo, andiamo!» Mi ha sorriso, è salito sulla moto e se ne sono andati. Non ho avuto nemmeno il tempo per replicare. Mi sembrava di essere già pazza di lui. La sua voce, la sua risata e il modo in cui mi aveva guardata. Mi piaceva e non potevo farci niente. Sembrava che mi ricambiasse. Così ho deciso di battermi per la mia felicità. Era arrivato il momento di adottare una strategia infallibile. Ho iniziato a scrivere delle lettere d'amore anonime e a lasciarle nell'armadietto di Melissa. Ho anche diffuso per la scuola il pettegolezzo secondo cui lei stava uscendo con qualcun altro. Non mi restava che aspettare. Qualche giorno dopo, Ronald ha fatto una mezza scenata. Ha urlato a Melissa, l'ha accusata di tradirlo, ma lei non poteva fare altro che negare. Non aveva fatto niente del genere. Quello era il segnale.
Mentre stavano litigando, mi sono avvicinata a Melissa e le ho allungato un bigliettino. «Questo è per te, Melissa. Un ragazzo me l'ha appena consegnato all'entrata», ho detto con innocenza. Ronald mi ha strappato il bigliettino dalle mie mani e l'ha letto. «Lo sapevo», ha urlato. «Abbiamo chiuso, ti sto lasciando. Non voglio più vederti». Si è girato e se n'è andato. «Wow, ce l'avevo fatta!» L'ho raggiunto nel parcheggio e gli ho detto che mi dispiaceva, cercando di sembrare il più sincera possibile. Aveva bisogno di qualcuno che gli offrisse il proprio supporto, e io ero nel posto giusto, al momento giusto. Mi ha detto quanto odiava i tradimenti. Gli ho risposto che lo capivo benissimo. Abbiamo parlato per circa mezz'ora e gli ho proposto di incontrarci fuori da scuola ogni tanto. Fortunatamente ha accettato. Dopodiché è stato facile. Quando ci siamo incontrati la prima volta, siamo andati in un bar. La volta successiva siamo andati al cinema. Al terzo incontro mi ha dato un passaggio in moto. Dopo la quarta uscita, Ronald si era completamente dimenticato di Melissa e mi stava raccontando allegramente di come riparasse la moto in garage. Per farla breve, molto presto è diventato il mio ragazzo. Avevo ottenuto ciò che volevo ed ero al settimo cielo. Naturalmente a scuola tutti lo avevano capito. Ashley aveva iniziato a chiedermi, sorpresa, come ci ero riuscita. Ero così orgogliosa di me stessa che le ho raccontato tutto. Ho pensato che Ashley ne sarebbe rimasta impressionata, ma ha smesso subito di sorridere e ha detto pensierosa: «Dorothy, hai fatto una cosa davvero disonesta». Le ho detto che tutti avevano il diritto di battersi per la propria felicità, anche se ogni tanto bisognava giocare sporco. Mi sbagliavo. Pensate che la ex di Ronald si fosse tirata indietro? Magari. Melissa stava cercando di riprenderselo. Un giorno ci ha raggiunti nel parcheggio della scuola e ha cercato di convincerlo a tornare con lei. Ha detto che non lo aveva tradito e che si trattava di uno stupido scherzo. Me lo aspettavo. Avevo capito che Melissa era bellissima, ma anche parecchio stupida. Quindi non ci è voluto molto per convincere Ronald che stava mentendo e che non bisognava crederle. Ovviamente, lui mi ha dato retta e ce ne siamo andati insieme lasciandola sola nel parcheggio. Una settimana dopo ho scoperto che Melissa si era rifiutata di frequentare la nostra stessa scuola e si era trasferita in un altro istituto senza dirlo a nessuno. Avevo vinto. Io e Ronald trascorrevamo molto tempo insieme. All'inizio ero completamente stregata da lui, poi mi sono abituata, anche se continuavo ad apprezzare il fatto di essere la ragazza del più figo della scuola. Ma a un certo punto qualcosa è cambiato. Dopo un po' ha iniziato a sembrarmi incredibilmente noioso. Il fatto era che non parlavamo d'altro al di fuori della sua moto. Non aveva altri interessi, non guardava e non leggeva niente. Un giorno mi ha detto che la Terra è piatta. Ci credeva sul serio. Allora ho capito di aver fatto un terribile errore. Ronald era un completo imbecille. Perché non me ne ero accorta prima? Lui e Melissa erano perfetti insieme. Ma era troppo tardi. Aveva perso la testa per me. Solo in quel momento ho capito in che situazione mi ero cacciata. Ho iniziato a nascondermi da Ronald perché non riuscivo più a sopportare la sua stupidità. Ma più lo ignoravo, più lui mi cercava. Mi aspettava fuori dalla mia classe per trascorrere gli intervalli insieme, oppure lo trovavo nel parcheggio. Veniva pure a prendermi a casa prima delle lezioni. Era diventato insopportabile, ma non riuscivo a dirgli che non volevo più continuare la nostra relazione. Un giorno a scuola, mentre mi stavo nascondendo in bagno, Ashley mi ha trovata. Mi ha chiesto cosa stessi facendo. Così le ho detto che avevo fatto un errore e che ora quell'idiota non mi lasciava un attimo da sola. Avevo bisogno che qualcuno mi offrisse il suo supporto e ho chiesto alla mia amica di aiutarmi. Ma Ashley improvvisamente si è arrabbiata e ha detto con tono minaccioso: «Tu hai rovinato la sua relazione con Melissa e ora vuoi lasciarlo? Che bassezza! Non me lo aspettavo da te!» Se n'è andata e io sono rimasta lì a nascondermi. Cosa avrei dovuto fare? Stavo perdendo i miei amici per colpa di Ronald. Non potevo stare con lui perché mi infastidiva troppo. Ma non riuscivo a dirglielo. Allora ho pensato a un piano geniale. Ho iniziato a uscire con Nathan di nascosto. Nathan era un ragazzo di un'altra classe a cui piacevo. Conquistarlo non era stato difficile. Gli avevo sorriso un paio di volte e lui mi aveva chiesto di uscire. Dopo qualche giorno Nathan era convinto che stessimo insieme. Ma non era quello che volevo. Volevo solo che Ronald lo scoprisse. I pettegolezzi si sono diffusi velocemente e sono arrivati al mio ragazzo. Un giorno in corridoio mi ha accusata di tradirlo. Dopodiché sono iniziate ad arrivarmi delle voci spiacevoli sul mio conto. Chiaramente provenivano da lui, ma quello era tutto ciò che volevo. «Ah, capisco. Allora abbiamo chiuso. Non voglio più vederti», ho detto, cercando di sembrare ferita. Ronald mi ha lanciato un'occhiata piena d'odio e se n'è andato. In quel momento mi sentivo un po' preoccupata. Avevo esagerato. Ormai i giochi erano fatti. Quella sera ho lasciato Nathan. Gli ho detto che aveva svolto il suo ruolo e che non avevo più bisogno di lui. Ah, finalmente ero libera. Nessuno mi avrebbe più infastidita con il suo stupido amore. Dopo il fine settimana sono tornata a scuola di ottimo umore, ma ho iniziato a notare qualcosa di strano.
tutti si giravano appena mi vedevano. E quando sono entrata in classe nessuno dei miei compagni mi ha salutata. Non mi avevano neanche notata. Cosa stava succedendo? Volevo parlare ad Ashley, ma lei mi ha subito dato la schiena. Quello era troppo. L'ho afferrata per un braccio e le ho chiesto perché si stava comportando così. Non te ne sei accorta? Nessuno vuole più parlarti, ha detto. Sei stata così cattiva, tutta la scuola lo sa. Ho scoperto che dopo la nostra litigata Ronald non si era presentato a scuola e aveva smesso di rispondere al telefono. Nessuno sapeva dove fosse e se stesse bene. Avevo paura. Solo in quel momento ho capito che avevo fatto qualcosa di sbagliato. Ma è davvero colpa mia se dopo averlo conosciuto meglio ho capito che non era il mio tipo. Cosa dovrei fare? Ciao, io sono Angela. Un po' di tempo fa io e Luke, il mio ragazzo, siamo andati al campo estivo. Mi è piaciuto stare lì e ho trovato anche un'amica. Io, Luke e Stacy stavamo sempre insieme. Tutto stava andando benissimo. Finché un giorno è successa una cosa terribile. Durante la festa intorno al falò ho improvvisamente visto Luke e Stacy insieme. Non stavano chiacchierando o interagendo come due amici, ma si stavano baciando. Riuscite a immaginarlo? Il mio ragazzo stava baciando un'altra. Ovviamente l'ho preso da parte, ho dato di matto e gli ho chiesto una spiegazione. La sua risposta mi ha lasciata senza parole. Mi dispiace, dobbiamo lasciarci. Finalmente ho incontrato la ragazza dei miei sogni, è Stacy. Cosa? Stacy era la ragazza dei suoi sogni. E io cos'ero, una mezza calzetta? Sono scoppiata in lacrime e ho pregato Luke di non lasciarmi. Lui era molto importante per me e non volevo perderlo. Ma Luke era irremovibile. Si era già voltato per andarsene quando per mia sorpresa ho sbottato. Sono incinta! Luke si è voltato e mi ha guardata con aria scioccata. Ovviamente a causa di quella notizia aveva cambiato idea su di noi. Per il resto del nostro tempo al campo estivo Luke si è preso cura di me e continuava a chiedere come mi sentissi. Wow, non pensavo che avrebbe funzionato. Quando le vacanze sono finite siamo tornati al college. All'inizio tutto stava andando bene, ma poco dopo Luke ha iniziato ad avere dei sospetti. Un giorno è venuto da me e mi ha parlato dei suoi dubbi. Stai frequentando le lezioni di educazione fisica come se niente fosse. Non hai la pancia e non ti ho mai vista vomitare. Mi hai mentito. Mi sono spaventata, ma ho finto di offendermi. La gravidanza è diversa per tutte. Per quanto riguarda le lezioni di educazione fisica, conosci il nostro allenatore. Se ne salto una sarebbe subito disposto a bocciarmi. Luke mi ha guardata con aria incerta. Sembrava che non sapesse se credermi o meno, quindi ho deciso di andare oltre. Mi sono stretta la pancia, mi sono piegata e ho gemuto. Luke mi ha subito aiutata a sedermi. Che cos'hai? Stai male? Devo chiamare un'ambulanza. Ho esalato piano e gli ho assicurato che stavo già meglio. Luke mi ha creduto. Avrei potuto recitare in un film. Qualche giorno dopo ho provato a mettermi un peluche sotto alla maglietta, ma era scomodo e non era credibile. Quindi ho acquistato una finta pancia su internet. Al college tutti hanno iniziato a trattarmi con i guanti. Persino l'allenatore mi ha permesso di stare in panchina durante la lezione. La vita da donna incinta mi piaceva ogni minuto di più. Un giorno sono tornata a casa e stavo andando nella mia stanza, quando ho toccato il corrimano e le mie dita sono rimaste incollate. Il corrimano era ricoperto da qualcosa di appiccicoso e ho subito capito che era un altro stupido scherzo di mio fratello. Holly, vieni qui, subito! Quando mio fratello mi ha vista è scoppiato a ridere. Abbiamo iniziato a discutere e i nostri genitori ci hanno sentiti. Ho incolpato Holly e per punizione i miei gli hanno fatto pulire la casa e lavare i piatti tutti i giorni. A proposito dei nostri genitori, avevo paura che le voci sulla mia gravidanza li raggiungessero. Sarebbe stata la fine. Ho cercato di stare attenta, ma alla fine sono stata beccata. Quella mattina ho aspettato che i miei andassero al lavoro come al solito. Poi mi sono preparata in fretta per andare al college e mi sono sistemata la pancia finta. All'improvviso Holly è entrato nella mia stanza. Quel moccioso non era andato a scuola. Quando mi ha vista si è fermato ed è rimasto a bocca aperta. Volete sapere la parte peggiore? Mio fratello è sempre stato sveglio e ha capito subito che cosa stava succedendo. Bene, bene, bene. Fingi di essere incinta. Stai mentendo al tuo ragazzo? Dalla rabbia ho digrignato i denti. Non volevo discuterne con lui. È un segreto. Ti prego, non dirlo a nessuno. Holly ha fatto un sorrisino furbo. Ok, non lo farò. Ma tu devi fare tutto ciò che ti chiedo. Non avevo scelta. Così ho accettato. Quella sera mio fratello mi ha chiesto di pulire e di lavare i piatti al suo posto. Mi ero dimenticata quanto ero stanca dopo il college e ho dovuto fare tutti i lavori per lui.
I nostri genitori se ne sono accorti, ma non gli importava. Erano soltanto felici che avessimo smesso di litigare. Holly continuava a chiedermi di comprargli qualcosa e ho speso tutti i miei soldi per lui. Mio fratello mi faceva infuriare, ma mi sono morsa la lingua e ho sopportato. Un giorno Luke ha detto che mi aveva iscritta a un corso preparto e mi ha proposto di andarci insieme. Avevo paura che potesse accorgersi di qualcosa, ma mi sono sentita costretta ad andare per non fargli venire dei sospetti. Sulla strada Luke mi ha detto che stava cercando un lavoro. Aveva intenzione di lasciare il college. Devo guadagnare dei soldi per occuparmi di te e del bambino. Non vuoi aspettare un po'? No, sono pronto a prendermi le mie responsabilità. Mi ha davvero infastidita. Non pensavo che potesse prenderla così seriamente. Tuttavia, quando siamo arrivati al corso, Holly mi ha chiamata e mi ha chiesto di tornare subito a casa. Gli ho detto che ero impegnata, ma lui mi ha ricordato il nostro accordo. Ho dovuto dire a Luke che mio fratello stava male e sono tornata a casa. Ovviamente Luke voleva venire con me, ma l'ho convinto a rimanere. Quando sono arrivata a casa ho scoperto che i nostri genitori erano partiti per 2 giorni e che Holly aveva dato una festa. Aveva invitato un sacco di amici e la casa era un disastro. Dannazione, avevo appena pulito! Holly ha improvvisamente abbassato la musica e con una risatina mi ha dato un costume da domestica. Cara sorellina, stasera sarai la nostra domestica. Cambiati i vestiti e mettiti al lavoro. Lo avrai ucciso! Che coraggio! Ho protestato, ma Holly si è avvicinato e mi ha sussurrato all'orecchio. Forse dovrai dire a Luke il tuo segreto. Non potevo farci niente, quindi ho accettato. Ho servito le bibite a Holly e ai suoi amici per tutta la sera. Gli ho scaldato il cibo, ho pulito e ho ascoltato le loro stupide barzellette. La festa stava procedendo, quando all'improvviso ho visto Luke dalla finestra. Poi, dopo qualche secondo, il campanello ha suonato. Dannazione, che cosa ci faceva lì? Ho chiesto a mio fratello di aprire la porta e sono corsa al piano di sopra. Mi sono cambiata i vestiti e mi sono messa la pancia finta. Poi sono tornata in salotto e ho trovato Luke. A quanto pare mi aveva portato il materiale del corso. Non volevo costringerti a stare davanti al computer per delle ore, quindi ti ho stampato il manuale. L'ho ringraziato e ho provato a cacciarlo, ma Holly è intervenuto e ha iniziato a darmi sui nervi. Ha dato a Luke degli indizi per fargli capire che la mia pancia non era vera. Per fortuna Luke non ha capito. Gli ho detto che ero sfinita e finalmente l'ho accompagnato alla porta. Poi ho sgridato mio fratello e ho cacciato i suoi amici. Holly si è arrabbiato e ha detto che avrebbe spifferato tutto, ma gli ho risposto che per il suo bene avrebbe dovuto tenere la bocca chiusa. Il giorno seguente al college abbiamo fatto le prove per la recita. Tenevamo spesso delle recite al college, ma non avevo mai partecipato. Tutto stava andando come al solito e non sembravano esserci problemi in vista. Luke è rimasto al college fino a tardi, dopo le lezioni, e io sono tornata a casa da sola. Stavo camminando per strada quando ho improvvisamente notato una macchina familiare dirigersi nella mia direzione. Quelli erano i miei genitori! Ma Holly aveva detto che non sarebbero tornati prima di sera! Mi aveva mentito! Non ho avuto il tempo di nascondere né di togliere la pancia. Sono scesi dalla macchina e dietro di loro c'era Holly, con un sorrisino perfido. Tesoro, siamo tornati prima e siamo passati a prenderti! Vedendo la mia pancia si è interrotta e si è messa una mano sul cuore. Papà mi ha guardata terrorizzato. Che cos'è? Ho dovuto inventarmi una spiegazione al volo. Io ho ottenuto il ruolo della donna incinta nella recita. Ero alle prove e non ho avuto il tempo di cambiarmi. I miei genitori hanno tirato un sospiro di sollievo. Mi hanno lodata e hanno detto che non vedevano l'ora di assistere alla prima. Avevo paura che Holly parlasse, ma non ha detto nulla. Probabilmente aveva intenzione di ricattarmi ancora per un po'. Io e Luke siamo andati al corso preparto quasi tutti i giorni. Mi hanno spiegato come respirare correttamente durante il parto, come fasciare i bambini e così via. Mi sono innervosita tantissimo. Che cosa avrei fatto quando sarebbe arrivato il momento di partorire? Un giorno Luke mi ha chiesto di conoscere i suoi genitori. Dire che ero nervosa è un eufemismo. Mi sono immaginata gli scenari peggiori. E sapete una cosa? Ci avevo visto giusto. Durante la cena la mamma di Luke mi ha chiesto improvvisamente di parlarmi in privato. Non ti vergogni? Stai rovinando la vita di nostro figlio. Ha lasciato il college e ha iniziato a lavorare per colpa tua. E il bambino? Tu stessa sei ancora una bambina. Come potrete fare, i genitori? Ero confusa e non sapevo che cosa rispondere. Se solo avesse saputo che Luke aveva lasciato il college per niente e che non c'era nessun bambino. Luke è venuto da noi. Aveva sentito la nostra conversazione e aveva deciso di intervenire. Mamma, non permetterti di parlare ad Angela in quel modo. Lei è la mia famiglia ora.
e tu e papà dovete accettarlo. Mi ha presa per mano e mi ha portata via. Suo padre ha cercato di fermarlo, ma Luke non l'ha ascoltato. Volevo sparire nel nulla. La mamma di Luke aveva ragione. Prima di tutto lui aveva lasciato il college e ora stava litigando con i suoi per colpa delle mie bugie. Quando sono tornata a casa ho camminato per la mia stanza nervosamente. Avevo superato il limite e non sapevo che cosa fare. Nel fine settimana Holly mi ha chiesto di portarlo al parco divertimenti. Mentre lui era sulle montagne russe io l'ho aspettato a terra. All'improvviso qualcuno mi ha chiamata per nome. Angela! Dannazione! Era Luke! Ero terrorizzata. Ovviamente non avevo messo la pancia finta per portare lì mio fratello. Ho sentito la voce di Luke dietro di me, quindi non mi aveva ancora visto la pancia. Senza voltarmi sono scappata e mi sono persa tra la folla. Mi stava urlando qualcosa, ma ho fatto finta di non sentire. Dopo essermi chiusa nel bagno delle donne, ho scritto a mio fratello di tornare a casa senza di me. Ho aspettato in bagno per circa mezz'ora e poi ho guardato fuori con attenzione. Mi sono assicurata che Luke non fosse nei paraggi e sono tornata a casa. Mentre ero nella mia stanza ho sentito qualcuno sbattere la porta d'ingresso e poi ho sentito delle voci. Holly era tornato, ma non era solo. Luke era con lui. Lo avrei strangolato. Mi sono messa la pancia e sono andata al piano di sotto. A quanto pare Holly aveva detto a Luke che mi ero ammalata e che era quello il motivo per cui ero tornata a casa. Ho dovuto stare al gioco. Sì, non mi sentivo bene, ma ora mi sono ripresa. Luke voleva portarmi dal dottore e sono riuscita a malapena a fargli cambiare idea. Poi ha detto che voleva aspettare i miei genitori per conoscerli. Non sono riuscita a sopportarlo. Ho fatto una scenata e gli ho chiesto di andarsene. All'inizio Luke mi è sembrato ferito, ma poi ha sorriso. Gli sbalzi di umore sono normali nelle tue condizioni. Ti capisco. Era così comprensivo che mi sono sentita male. Ho spinto Luke fuori dalla porta. Ho sbottato Holly e mi sono chiusa nella mia stanza. Non ne potevo più. All'improvviso ho capito che Luke non mi piaceva più come un tempo. Le sue attenzioni soffocanti mi davano sui nervi. Ma lui si era sacrificato per me e non potevo dirgli la verità. Mi sono buttata sul letto a pancia in giù. Sono scoppiata in lacrime e ho pianto per quasi tutta la sera. Un paio di giorni dopo al college si è tenuta la prima della recita. Luke mi ha convinta ad andare. Siamo arrivati proprio prima che iniziasse e abbiamo trovato dei posti vuoti. All'improvviso i nostri genitori si sono seduti accanto a noi. Che cosa ci facevano lì? Dannazione, gli avevo detto che avevo ottenuto una parte e poi me ne ero completamente dimenticata. Angela, perché sei ancora qui e non dietro alle quinte? Giusto, stavo per andarci. Ho preso Luke per il braccio e l'ho trascinato con me. Dietro alle quinte il regista ci ha detto che solo gli attori potevano stare lì. Voleva cacciarci, ma l'ho battuto sul tempo. Sapete che cosa ho fatto? Sono corsa sul palco insieme agli attori. Ho improvvisato e ho trovato un modo per unirmi allo spettacolo. Gli attori non hanno esitato e si sono comportati come se niente fosse. Dopodiché ho lasciato il palco in silenzio e il regista è venuto a sgridarmi. L'ho ignorato, ho trovato Luke e l'ho trascinato via. Ma i miei genitori ci hanno fermati sulla porta. Il mio ruolo era davvero piccolo, possiamo andare a casa adesso. I miei non hanno sospettato di nulla e mi hanno fatto i complimenti per l'ottima recitazione. Potevo finalmente rilassarmi, quando Luke ha rovinato tutto. Signore e signora Taylor, è da molto che voglio conoscervi. Prometto che mi prenderò cura di Angela e di nostro figlio. I miei genitori sono diventati di pietra. Ci hanno guardati confusi. Poi mamma ha chiesto con voce tremante. Vostro figlio? Angela, sei davvero incinta? In quel momento volevo scomparire. Tutti si aspettavano una spiegazione da me. Avevo detto così tante bugie che non sono riuscita a inventarne un'altra. Ho alzato la maglietta, mi sono tolta la pancia finta e con le lacrime agli occhi ho spiegato tutta la verità. Più parlavo, più Luke impallidiva. Era sconvolto e non riuscivo a guardarlo negli occhi. Mi sono vergognata tantissimo e sono scappata. Una volta a casa mi sono chiusa nella mia stanza di nuovo. Alla fine mi sono calmata e mi sono sentita più tranquilla, perché avevo confessato. Non avrei più dovuto ingannare nessuno, ma mi sentivo ancora in colpa. E ho pensato a un modo per sistemare con Luke. Un giorno stavo guardando il telefono e ho trovato il numero di Stacy. Sapete, la ragazza del campo estivo di cui Luke si era innamorato. Le ho scritto per chiederle se Luke le piacesse ancora. Quando Stacy ha detto di sì, le ho detto che era single e le ho consigliato di chiamarlo. Poco dopo ho sentito delle voci su Stacy e Luke e mi sono sentita un po' meno in colpa. Le cose sono migliorate e persino Holly ha smesso di infastidirmi. Tuttavia un giorno è successa una cosa che mi ha sconvolto la vita.
Dopo una lezione, Luke è venuto da me e mi ha chiesto di parlare. Mi ha portato in una piazza dove alcuni musicisti stavano suonando la mia canzone preferita. Mi sono innervosita. Che cosa stava succedendo? Ho pensato a tutto quanto. Apprezzo il fatto che tu ti sia spinta fino a quel punto per restare con me. Ovviamente hai fatto una cosa terribile, ma voglio perdonarti. Luke si è messo in ginocchio e mi ha dato un anello. Voglio che diventiamo una vera famiglia e voglio un bambino da te. È il mio sogno. Angela, sposami. Ero così scioccata che non sapevo come reagire. Non riesco a credere che sia successo per davvero. Gli ho chiesto del tempo per pensarci. Non so ancora che cosa fare. Non so più che cosa provo per Luke, né che cosa voglio. Secondo voi che cosa dovrei fare? Dovrei dirgli di sì. Ehi ragazzi, io sono Ryu e ho 15 anni. Vi piace la mia coda? In realtà non sono una vera sirena, ma lasciate che vi racconti dall'inizio. Comunque sono un po' nervosa. È da qualche tempo che guardo Diario Segreto e finalmente ho l'occasione di raccontare la mia storia. Cliccate like e iscrivetevi al canale. Da piccola avevo un problema alla schiena e un dottore mi aveva detto di mettere un corsetto pesante e scomodo. Era terribile, sembravo Terminator con l'abitino rosa. Per fortuna i miei genitori hanno trovato una soluzione e mi hanno iscritta a un corso di nuoto alla piscina comunale. Mi piaceva tantissimo! Vi ricordate la fiaba della sirenetta? Quando ero bambina ho salvato un bellissimo sconosciuto, proprio come Ariel. Immaginate, ci ho guadagnato un pesce. Mi stavo allenando quando all'improvviso dall'altra parte della piscina ho visto degli schizzi d'acqua. Qualcuno stava agitando le braccia e aveva chiaramente bisogno di aiuto. Nei paraggi non c'erano istruttori né adulti, quindi ho nuotato verso il bambino e l'ho aiutato a uscire dall'acqua. Un gruppo di persone ci ha subito circondati. Hanno avvolto il bambino in un asciugamano e lo hanno portato in infermeria. Aveva la cuffia, quindi non l'ho visto bene. Ricordo solo che aveva un braccialetto con due pesciolini. Quando sono entrata negli spogliatoi, ho notato uno dei due pesci sulla panchina, con accanto un biglietto. Cara sirenetta, non ho avuto il tempo di ringraziarti. Ti regalo questo pesce. Oggi pomeriggio alle 3:30 ti aspetterò al bar davanti alla piscina. Wow! Mi sono cambiata al volo e sono corsa al bar. L'ho aspettato per diverse ore, ma il ragazzino non è mai arrivato. Dopo anni da quel giorno, continuavo a chiedermi se indossassi ancora il braccialetto. Era il primo giorno di vacanza. Finalmente potevo dormire quanto volevo. Comunque, la mia amica Kathleen si annoiava facilmente e mi coinvolgeva sempre nelle sue avventure. Ryu, ti ho mandato un milione di messaggi, perché non rispondi? Sto dormendo, Kat. Dormire è per deboli. Togliti il pigiama di Peppa Pig e vieni al nostro posto il prima possibile. Ok. Come faceva a sapere del pigiama? Con il nostro posto, Kathleen intendeva un bar all'aperto vicino alla piscina. Ho due novità. Una è buona e l'altra è pazzesca. La mia amica mi ha detto che quella sera al parco ci sarebbe stata una festa per l'inizio delle vacanze. E aveva preso due biglietti, wow! Inoltre, nella nostra città si sarebbero tenute le audizioni per partecipare al nuovo video di Billie Eilish. Wow, Kathleen era bellissima, quindi era determinata a vincere. Mi farai il tifo? Ma certo! Prima ho bisogno soltanto di un bel allenamento. Quando siamo arrivati in piscina, mi si è raggelato il sangue. Era chiusa, ehi, che cosa stava succedendo? Lì vicino ho visto degli operai. Uno di loro ci ha detto che la piscina era in pessime condizioni e che le autorità avevano deciso di demolirla. No, ditemi che è uno scherzo. Ryu, è tutto vero. Guarda, ne parlano anche su internet. Mi sono sentita come un pesce privato del suo habitat. Dannazione. Avevo così tanti bei ricordi in quel posto. Non fare quella faccia, ho bisogno del tuo supporto. Mentre la mia amica e il resto delle partecipanti stavano facendo le audizioni per il video, io vagavo per il corridoio dello studio annoiata. Poi un ragazzo con un secchio in mano è sbucato da dietro l'angolo e mi ha versato dell'acqua addosso. Era proprio una giornata, no? Subito dopo è arrivata una donna. Ha guardato con interesse i miei capelli bagnati e mi ha detto che ero proprio la ragazza che stavano cercando. A quanto pare lei era la regista del video musicale. Mi ha convinta a partecipare alle audizioni. La cosa più assurda è che sono riuscita a superare la prima selezione insieme a Kathleen e le altre ragazze. Wow, la mia giornata stava migliorando. Ero al settimo cielo perché avevo l'occasione di incontrare la mia cantante preferita. Tuttavia, dopo l'audizione,
Kathleen ha iniziato a comportarsi in modo strano. Dopotutto eravamo diventate rivali. Mi hai fregata! Non me l'aspettavo da te, Rue. Non so come mai mi abbiano notata. Perché non riesci a essere felice per me? Certo, evviva! Esatto. Come previsto, alla festa non mi ha quasi parlato. E ha passato la serata con altre persone. Non era giusto e stavo per tornare a casa. Quando all'improvviso ho visto un ragazzo seduto sull'erba, lontano da tutti. Aveva un cappellino e una maschera sul viso. Che strano. Mister Incognito ha attirato la mia attenzione. Mi sono immaginata di flirtare con lui. Ehi, non sembri uno di qui. Sei uscito da un film? Piacere, io sono Rue. Ma nella vita reale sono arrossita e ho balbettato. Ciao, io sono Rue. Non sei di qui, ma sei arrivato... Cosa? Ricomincio. Ciao, io sono Rue. Come ti chiami? Il ragazzo si è abbassato la visiera sugli occhi e ha detto che non aveva importanza, perché il suo nome e il suo viso dovevano rimanere segreti. Le ragazze non dovrebbero andare in giro da sole a quest'ora. Ti accompagno a casa. Wow, aveva un'aria così misteriosa. Ho accettato e ci siamo incamminati lentamente verso casa mia. Quando siamo passati accanto alla piscina, ho sospirato e gli ho detto che ero sconvolta perché l'avrebbero demolita. Non lo sai? Che cosa? Ha detto che qualcuno aveva creato il profilo social del sindaco e che aveva condiviso un post con scritto che la piscina era in buone condizioni. A quanto pare, l'azienda edilizia aveva pagato il sindaco per convincerlo a demolire l'edificio. Era nato uno scandalo e la piscina era salva. Ma è incredibile, seriamente! Sono andata su internet e mi sono assicurata che mi stesse dicendo la verità. Era una notizia fantastica! Come posso ringraziare quel misterioso hacker? La piscina mi sta molto a cuore. Beh, non devi preoccuparti. Inoltre anche a me piace andare lì a nuotare. Mi ha fatto l'occhiolino e si è sistemato il cappello con fare misterioso. In quel momento ho visto che aveva al polso un braccialetto con un pesce. Mi si è seccata la bocca. Era lui, il bambino che avevo salvato quando ero piccola. Volevo chiederglielo, ma per mia sorpresa lui ha preso la parola per primo. Rue, sei una ragazza simpatica. Credo di potermi fidare di te. Alla fine mi ha detto di chiamarsi Fred e mi ha spiegato che l'hacker era lui. Non lo deve sapere nessuno. Prometti di mantenere il segreto? Ho annuito incantata. Prima di rendermene conto, siamo arrivati a casa mia. Per salutarmi, Fred mi ha baciato la mano e mi ha invitato al cinema. Poi se n'è andato subito. Lo avete sentito? È il mio cuore che stava battendo all'impazzata. Il destino ci aveva riuniti. Non avevo mai dimenticato Fred. Ho deciso che al prossimo appuntamento gli avrei chiesto se si ricordava dell'incidente in piscina. Mamma, papà, sono a casa. Vado a dormire. Ero curiosa e ho deciso di scoprire qualcosa di più sui risultati del suo lavoro da hacker. Su internet ho trovato tantissimi articoli su di lui. Aveva smascherato diversi truffatori. Per esempio, prima della questione della piscina, aveva pubblicato le prove contro una fabbrica locale che stava inquinando uno stagno. Nessuno sapeva l'identità dell'hacker, eccetto me. Wow, mi sono addormentata tutta emozionata. A colazione stavo guardando la TV e ho visto l'intervista del sindaco. Si scusava per aver preso parte allo scandalo e il suo figlio era in piedi accanto a lui. Dovevo ammetterlo, era un bellissimo ragazzo, ma con tutta probabilità era disonesto come il padre. Dopotutto, tale padre, beh, lo sapete. Dopo aver guardato l'intervista sono andata subito alle audizioni. Ovviamente ho incontrato Kathleen. Mi ha guardata storta e poi è venuta da me. Dove sei andata dopo la festa di ieri sera? Ero preoccupata. Certo, così preoccupata che non mi ha nemmeno chiamata. La mia amica ha tirato un sospiro con aria colpevole e mi ha abbracciata. Mi dispiace, sono stata perfida. Facciamo pace. Va bene. Ci siamo abbracciate e le ho detto che la sera prima avevo incontrato un ragazzo incredibile. Che bello! Tuttavia, la nostra tregua non è durata a lungo. Solo due persone sono arrivate all'audizione finale. Io e Kathleen. La situazione si stava facendo seria. E la mia amica ha ricominciato a guardarmi male. Non sapevo che Kat fosse così meschina. Chi se ne frega? Nonostante tutto ero di ottimo umore. Sono andata in piscina a fare una nuotata. E ho incontrato un ragazzo sulla porta. Si è scontrato con me e non si è nemmeno scusato. Che imbecille arrogante. L'ho guardato meglio e l'ho riconosciuto. Era Eugene, il figlio del sindaco. Ecco perché si comportava così.
All'improvviso mi ha afferrato il polso e ha fissato il mio braccialetto con aria sorpresa, senza dire una parola. Che psicopatico. Credi di poter fare tutto quello che vuoi solo perché sei il figlio del sindaco? Non ha risposto, e io me ne sono andato a testa alta. Quella sera ho aspettato Fred davanti al cinema. Dov'è finito? Faremo tardi. Alla fine è arrivato. Era agitato e senza fiato. Si è nascosto dietro l'angolo e si è guardato intorno. Ti sta seguendo qualcuno? Esatto. Stavo cercando delle informazioni per smascherare una persona. Ho fatto arrabbiare della brutta gente. Si è assicurato che una ragazza ci superasse. Mi ha trascinata al cinema e alla fine siamo entrati. Per mia sorpresa non si è tolto né il cappello né la maschera. Andava anche a dormire così. Ho provato a parlargli di quello che era successo in piscina quando eravamo piccoli. Ma Fred sembrava infastidito. Ha pagato i biglietti, guardiamo il film. Ok. Mentre ce ne stavamo andando, ho improvvisamente visto tra la folla qualcuno di familiare. Kathleen. Anche lei ci ha visti e ci ha guardati con disapprovazione. Fred mi ha detto che doveva andarsene. Ti chiamo Grace. Mi chiamo Rue. Oh, giusto, vero. Beh, ci vediamo. Comportando in modo sospetto, no? Ma ho pensato che probabilmente Fred aveva visto di nuovo la persona che lo stava seguendo e che se n'era andato per quello. Dopotutto doveva esserci un motivo se nascondeva sempre il volto. È lui, il tuo principe misterioso. Il solo e unico. Allora ho una terribile notizia per te. È un truffatore che si diverte a spezzare i cuori delle ragazze. Dovresti stargli alla larga. Oh, quindi ora sei preoccupata per me. Quante maschere indossi, Kat? Non so più chi sei. Intendo che... Non l'ho ascoltata e sono tornata a casa. Era ovvio che la mia amica stava solo cercando di sconvolgermi perché era arrabbiata a causa delle audizioni. Non questa volta, tesoro. Il giorno seguente ho chiamato Fred e gli ho chiesto di vederci per una passeggiata. Non vedevo l'ora di parlargli con il cuore in mano. Avevo troppe domande. Tuttavia... Scusami, tesoro, ma oggi devo recuperare delle informazioni. Wow, chi smaschererai questa volta? Leggi le notizie, lo scoprirai molto presto. Ci sentiamo, ciao. Non mi piace essere messa in secondo piano, ma Fred aiutava le persone e lo ammiravo molto. Non avevo altri piani, così sono andata per negozi insieme ai miei genitori. Siamo stati via per molto tempo. La sera eravamo stanchi e affamati, così siamo andati in un piccolo ristorante vicino a casa. Potrei mangiare un hamburger grande quanto il Texas. Stavamo per ordinare quando abbiamo sentito uno schianto provenire dalla cucina. Eugene, il figlio del sindaco, è uscito di corsa con il proprietario del ristorante al seguito, armato di una padella. Sei un pericolo! Prendetelo! La sicurezza gli ha piombato addosso. I nostri sguardi si sono incrociati e poi lui è corso in strada. Che cosa ci faceva lì? Il proprietario era così arrabbiato che ha chiuso il ristorante. E noi siamo tornati a casa affamati. Il mio povero stomaco. Anche voi sentite quanto borbotta? Prima di dormire ho deciso di leggere nuovi articoli sul mio cavaliere dall'armatura scintillante. Mi sono chiesta se Fred fosse già riuscito a pubblicare del nuovo materiale. Ho trovato un articolo recente. Diceva che il nobile hacker aveva smascherato il proprietario senza scrupoli di un ristorante. A quanto pare la cucina brulicava di scarafaggi. Ma era il ristorante dove eravamo stati quella sera. La notizia mi ha fatto riflettere. Aspettate un secondo. Fred non era lì. Ma Eugene sì. Qualcosa non mi tornava. Non sapevo che cosa pensare. Forse Fred mi stava mentendo. Eugene era l'hacker. Il mattino seguente stavo andando all'audizione, quando ho visto Fred dall'altra parte della strada. Bene, bene, bene. Dove stava andando, mister incognito? Era arrivato il momento di arrivare in fondo alla questione, quindi ho iniziato a seguirlo. A quanto pare sono un'ottima spia. Fred non mi ha notata e finalmente ho scoperto la verità. Ma per mia sfortuna non era niente di bello. Fred stava abbracciando una ragazza. Mi sono avvicinata e ho origliato la loro conversazione. Rue, dovresti sapere... Non mi chiamo Rue, io sono Grace. Oh, scusami, non mi sento tanto bene. Sai, la mia vita è piena di pericoli. Poi quell'imbecille le ha detto la bugia che aveva detto anche a me. Ovvero che era un hacker. Bah... Ho capito che tipo di persona era. Con la scusa che nessuno conosceva l'identità dell'hacker, lui ingannava le ragazze credulone. Passava così velocemente da una ragazza all'altra che non ricordava nemmeno i loro nomi. Probabilmente al cinema aveva incontrato una di loro. Ti va bene se anche io prendo parte alla recita Il furfante imbroglione? Ho detto alla ragazza la verità su Fred.
Lei gli ha tolto la maschera e il cappello con rabbia. Sei proprio un idiota! Fred sembrava un tipo banale senza quell'alone di mistero. Te ne pentirai! Certo, come no! Era davvero lui, il ragazzo che avevo sognato per anni. Ho persino pensato di buttare via il ciondolo a forma di pesce, ma ci ero troppo affezionata. Mentre giocavo a fare la spia mi ero quasi dimenticata dell'audizione. Ho corso il più velocemente possibile, ma sono arrivata tardi. Kathleen aveva ottenuto il ruolo perché io non mi ero presentata in orario. Tuttavia ho deciso di essere una persona migliore di lei. Così mi sono congratulata per la sua vittoria. Sarai bellissima nel video. E scusami se non ti ho dato retta. Fred si è rivelato un mascalzone. Ci ha provato anche con me. Ecco perché ho tentato di avvisarti. Non c'è da stupirsi se non mi hai creduta. Mi sono comportata davvero male. Abbiamo fatto pace, di nuovo. Questa volta per davvero. Dopodiché la mia amica mi ha detto che il regista mi aveva aspettata fino all'ultimo. Voglio lasciare la parte a te. Sei nata per questo. Soprattutto perché ho scoperto che dovrò nuotare. E lo detesto. Ero al settimo cielo. Ero davvero grata a Kathleen. Alla fine era una persona fantastica. Ricordati che hai promesso di presentarmi Billie Eilish. Ho iniziato a prepararmi per la parte e spesso andavo a nuotare in piscina. Per qualche motivo continuavo a pensare a Eugene. Quel ragazzo era un vero mistero. Un giorno ci siamo incontrati di nuovo. Ha scritto su un tablet: ciao dolce sirenetta, ti ricordi di me? Ero senza parole. Era lui quindi. Ho scoperto che Eugene è muto. Ecco perché mi era sembrato arrogante quando lo avevo incontrato. Al tempo lui aveva riconosciuto il mio braccialetto, ma non aveva potuto dirmi niente. Aveva da poco perso il suo pesciolino negli spogliatoi e Fred doveva averlo trovato. E Eugene mi ha spiegato perché quando eravamo bambini non era venuto all'appuntamento. Suo padre l'aveva sempre considerato un peso e lo aveva mandato in collegio. E Eugene era tornato da poco e aveva iniziato a smascherare i truffatori, tra cui suo padre. Ero felicissima di vederlo di nuovo dopo tutti quegli anni. Finalmente potevamo stare insieme. Avete già capito perché sono vestita così, vero? Esatto, stiamo girando il video musicale. La mia migliore amica e il mio ragazzo stanno facendo il tifo per me.